Benvenuti a Compila, quindi va. Che dramma, che dramma. Date in ritardo, ma oggi è una giornata un po' pienotta. E quindi non ce l'ha. Secondo me, quando vado a letto rimango stecchito proprio. Secco proprio di peso stasera perché allora eccoci qua, facciamo partire un po' di music, come musica tamarrissima, come ho letto che ha scritto qualcuno, non ho visto dove, perché sul cellulare avevo un po' di problemi. Perché oggi ho fatto formazione tutto il giorno, quindi ho parlato 8 ore ininterrotte. Poi, sperimentando la palestra, mi hanno messo la frusta, quindi devo ancora mangiare e soprattutto devo lavarmi, una cosa vergognosa, e quindi rischio di rimanere secco. Ok, la musica c'è, il resto c'è. Musica altissima, basso un po'. In effetti, che a volte rimane molto in sottofondo, stavolta era forse un po' sparata. ma ci vuole, facciamo un po' baldoria, quindi. Tra l'altro, non so se hai notato, Giancarlo, che c'è una grafica nuova in basso a sinistra. C'è qualcosa che dovresti riconoscere, perché abbiamo uno sponsor forzato, diciamo che. Ah, ok, proprio non si sentiva. Proprio nulla, ok. Di solito forse sono anche un po' lontano e poi sono anche basso e quindi. Ok, ben arrivati intanto. Spero che abbiate avuto una bella settimana, perché io sono veramente, come dire, prossimo allo svenimento. Vediamo un pochino di roba, che c'ho più programmi aperti di quelli che riesco a gestire. Così veniamo all'argomento della live. Intanto un po' di news. Maurizio, insomma, queste maiuscole. Non abusare delle maiuscole che fa male. Ah, dicevo, ho dovuto mettere questo sponsor. In realtà non so perché non l'ho messo prima. Mitico Punga. Ben collegato, non so perché non l'ho messo prima, perché giustamente, cioè, c'è il gruppo Facebook, anche se nell'ultima settimana abbiamo fatto un po' a schiaffi, vabbè, ci sta, insomma, per modo di dire. No, quindi giustamente Delphi Club Italia è tutto maiuscolo, è giusto mettere le iniziali giuste come vanno messe, infatti non so neanche, perché guardo sempre lo schermo, dovrei guardare la telecamera a camera e quindi non sono capace di fare lo streaming. Ho visto che anche sviluppare ho qualche problema, però lo streaming soprattutto. Allora, a parte le stronzate, che siamo partiti benissimo, per cui il gruppo Facebook di Delphi Club Italia andava comunque divulgato, perché giustamente, come dire, ci sono un sacco di utenti, poi nascono anche delle belle conversazioni, gente che si aiuta, insomma, a parte ogni tanto qualche intoppo, però vabbè, niente di problematico, e quindi è sicuramente uno spazio da visitare. Ah, tra l'altro, io ho messo il logo, ma uno dice: ok, ma dov'è che vado? Dov'è che lo trovo questo Delphi Club Italia? Quindi qui intervengo io, ci metto l'indirizzo sperando di beccarlo giusto. Anzi, facciamo che prima lo controllo, così, perché c'è il sito e poi c'è il. Anzi, mettiamo direttamente il gruppo Facebook, visto che il forum si è deciso di lasciarlo un attimo, come dire, da parte. Ok, il link è questo, è quello giusto, così adesso lo posso, perché ho iniziato a scrivere HTTP e mi sono fermato, ho detto metti che vado poi a sbagliare a scrivere della roba strana.
Allora, questo è l'indirizzo del gruppo Facebook dove gli sviluppatori Delphi possono mettersi a perdere tempo durante il giorno, no, scherzo, e scambiarsi suggerimenti, consigli, quindi lì tutti gli eventi, tutte le notizie, tutte le cose che escono riguardo Delphi e non solo, per certi casi, perché si parla anche poi di fatturazione elettronica, di altre problematiche correlate alla programmazione, Blazor, si fanno un po' di comparazioni, cioè alla fine le discussioni sono vivaci. Qualche meme che non guasta mai, ogni tanto arriva, e quindi, come dire, quindi è diciamo uno sponsor naturale. Poi dopo, come dire, Giancarlo ha insistito, ha fatto come Fry di Futurama, ha voluto contribuire a tutti i costi, e quindi io lo ringrazio, cioè, per la donation, e quindi mi sembrava giusto metterlo spazio, sponsor dei Fit Club Italia, anzi, quindi non ce n'era bisogno, però vabbè, grazie mille. Lo reinvestirò nel canale, così faremo a fin di bene. Streamlabs ha iniziato a funzionare, che inizia a mettere un po' di link, almeno. Questo è il link Telegram, perché so che Twitch non manda notifiche a tutti quanti. E quindi, se magari qualcuno vuole sapere qualcosa riguardo una live, o ad esempio io in questo momento dovrei, tanto penso di essermi dimenticato di aver scritto della live di stasera sul gruppo Telegram, e vabbè, è un disastro. Ah, poi c'è questa pagina di cose divertenti che si possono lanciare durante lo streaming, anche se lo devo un po' rinnovare. Ad esempio il buon Steve Ballmer, che fa developers developer, se ci sono delle altre minchiatine che sto un po' allestendo per rendere le cose ancora meno serie di quante siano. Quindi, allora, argomento della serata, in realtà è appunto una parte 2, perché avevamo già iniziato a parlarne in una live precedente, che riguarda praticamente gli overlay dello streaming. Però in questa live volevo, diciamo, andare un po' più a fondo nel codice. Non la terremo molto lunga, perché comunque, a parte che sono oh, vedi, ci vedo un gatto che passa qua dietro vedo una coda che basta, Streamlabs, abbiamo capito. Quindi l'argomento, cioè, mi è sembrato interessante dal punto di vista, come sempre, di ricavarci qualcosina per farci una live, o comunque fare un'applicazione. Quindi, che roba sono gli overlay? Gli overlay sono tutta la roba che vedete, ad esempio, anche in questo momento sullo schermo. Quindi, nel momento in cui c'è uno streaming con il software, io in questo caso uso OBS, c'è la possibilità di acquisire delle fonti e metterle direttamente sullo schermo, e quindi posizionarle con la webcam da una parte, la chat dall'altra, un'immagine. E dov'è che servono in questo caso gli overlay? Diciamo che finché sono immagini o pagine web, vengono integrate abbastanza facilmente. Però magari ci sono così degli effetti speciali, o non so, delle scritte che si vorrebbero far comparire con un effetto di scorrimento e altre cose, per cui esistono dei software che consentono di fare questo, ovvero creano di fatto una finestra dentro la quale fanno vedere questi messaggi, questi banner, o magari c'è un personaggio animato, c'è, non so, un punteggio se si sta seguendo una partita, cioè. Questi sono tutti esempi un po' di utilizzi che si possono fare di uno di questi overlay e metterlo in sovrimpressione. Il problema di metterlo in sovrimpressione qual è? Che magari la sagoma ovviamente ha uno sfondo che va eliminato, e quindi bisogna un po' lavorarci attorno. Quindi innanzitutto bisogna avere l'applicazione che fa questo tipo di lavoro. Io ne ho trovata una che è fatta con Electron
tiene un sacco di mega, fa un po' di cose, però ho detto sarebbe interessante svilupparsi in proprio un'applicazione che fa questa cosa. Quindi il concetto è avere un'applicazione che butta su una finestra che ha uno sfondo verde. Quindi il trucco che si sfrutta è quello di un po' come il green screen che usano al cinema o che usano certi streamer, cioè andarsi a prendere qualcosa, metterlo su uno schermo verde. Il software OBS che fa streaming è in grado di escluderlo, cioè di riconoscerlo e di ritagliarlo, e quindi a quel punto lascia solo tutto ciò che non è verde e che è l'elemento che vogliamo mandare su impressione. Quindi qualsiasi, come scrivevo su LinkedIn, che ho scritto Roberto da Crema e Mastrota, i numeri in sovraimpressione, quindi diciamo per esempi di testo o altre cose del genere, forse anche il software riesce a fare un po' del suo, però magari non so, un riquadro che compare tipo telegiornale che scompare, oppure una rotazione di banner che non sia facile da ottenere con lo sponsor, oppure magari qualcuno che interagisce via web API e qualcosa che presenta questi contenuti live, insomma, in qualche modo o li si presentano sul web, oppure bisogna usare un'applicazione fatta apposta. Quindi io avevo iniziato, gatto, cosa vai avanti e indietro, che ti vedo dalla telecamera, che cioè, il gatto è un po' irrequieto anche lui, adesso lo mando in palestra così anche lui si fa. E quindi come fare? Quindi l'altra volta avevamo un po' accennato a questo discorso, avevamo visto anche un demo dell'applicazione, poi ci eravamo soffermati un po' sulla questione del multiview, che è uno dei controlli che era stato utilizzato per fare l'applicazione, e non eravamo entrati nel merito del codice, però in questo caso questa è l'intenzione di questa sera, cioè vedere un attimo che strumenti sono stati utilizzati per fare il programma è molto ridotto e va sicuramente ampliato, quindi andremo magari in una prossima live ad aggiungere degli altri effetti, oppure la prima volta che avrò l'occasione di sfruttarlo. Infatti sto un po' pensando anche agli argomenti delle prossime live e ho già un paio di idee. Allora, sicuramente ci sarà una live che io chiamo la Royal Rumble, perché sì, è mia intenzione è fare una live dove andiamo a, come dire, a sfatare alcuni dei miti riguardo Delphi, ad esempio, perché mi è capitato anche qui di viaggiare un po' tra i canali e di vedere un po', come dire, altri sviluppatori, e quando nomini Delphi, insomma, non dico che c'è un po' di disinformazione, ma tra disinformazione e prevenzione sembra che hai nominato un Commodore 64, sebbene a un Codemotion abbia visto gente che programmava e tuttora anche su Twitch programma su Commodore 64, quindi addirittura forse è quasi più attuale. E ovviamente, insomma, secondo me è, come dire, il punto da cui parto è che è una considerazione ingenerosa, e forse in certi casi, siccome vedo che alcuni tool hanno un sacco di hype, primo fra tutti Flutter, magari può essere utile vedere le differenze o le potenzialità che si possono, come dire, raggiungere con Delphi. E poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti, per carità, però secondo me ci sono molte cose di Delphi che non sono note ai più e potrebbe essere interessante vederlo. Questa inizialmente pensavo la prossima settimana, anche se è vero che oggi c'è ancora la conferenza, il Desktop Summit, che è una conferenza un po' alternativa per chi si è iscritto, finisce oggi, quindi non vi passo neanche il link. Vabbè, però forse ci sono anche i replay, quindi potrebbe essere magari una cosa utile che io ve lo accenni. È una conferenza dove si parla praticamente di sviluppo inteso come desktop first, cioè che è una cosa un po' strana a tutti gli effetti. Adesso vi incollo il link, così magari se c'è la possibilità di vedere dei replay può essere utile, perché ho visto che alcune tematiche erano effettivamente interessanti, c'è un sacco di sponsor, poi anche qualche speaker che in realtà viene dal mondo Microsoft, e quindi è interessante. Desktop first è un po' strano, anche perché si parla molto di web first, di mobile first, e quindi
la maggior parte dell'attenzione legata a dove partire prima non è senz'altro il desktop. Però io l'avevo visto l'anno scorso, era stato interessante perché c'era ad esempio la spiegazione di alcune applicazioni desktop che vengono, come dire, realizzate con tecnologie web tipo Electron, e anche questo sarà un tema che sicuramente si potrà portare in quella live di Mythbuster, quindi la stiamo ancora progettando, quindi uso anche il plurale perché ci stiamo pensando in più di uno e quindi stiamo un po' raccogliendo materiale. Io vedo qualche talk anche per domani, forse col fuso orario. Vabbè, comunque il link l'ho passato se qualcuno... E l'anno scorso facevano vedere appunto che ci sono queste applicazioni che sono in realtà dei siti web dove non puoi usare neanche il tasto destro, cioè siamo sul desktop, magari noi parlando specificatamente di Windows, limitare l'uso, le funzionalità di un'applicazione perché le stai realizzando con tecnologia web e hai un'applicazione desktop che tiene 200 mega solo perché dentro c'è un web server, più un sito, più il rendering del sito, la shell che contiene, diciamo, non è proprio l'ottimale, e questo è un altro campo dove secondo me Delphi potrebbe chiaramente essere una scelta a mio avviso migliore. Poi è chiaro che se uno solo HTML e JavaScript non è che ci siano molte risorse, però anche ripensando un po' le live che ho fatto, non è che ho fatto dei programmi che scientificamente sono irriproducibili, quindi c'è un po' di Pascal, non è che ci fosse poi... secondo me con poco sforzo si ottengono dei buoni risultati, quindi c'erano comunque delle cose interessanti da quel punto di vista lì. E no, più che altro settimana prossima, nella giornata in cui di solito faccio il live io giovedì, c'è invece una presentazione di Delphi 11, in questo caso, che è una nuova versione. L'11 non è a caso perché strizza l'occhio a Windows 11, anzi direi che proprio gli mette le dita negli occhi a Windows 11, non glielo strizza solo. E per cui poteva essere interessante, stavo pensando se si poteva ad esempio anticipare la live, vedere, mi sembra che ce ne sia una alle 8, che è un po' prima delle 9 così, e magari provare a streamarla, cioè vederla qui sul canale tenendo lo schermo e magari fare dei commenti in diretta tra qualcuno che ce la guarda assieme a me e magari scrive sulla chat e io faccio commenti a caldo, anche se un po' di cose, vabbè, le ho già viste perché sono nella beta. Mi fa un po' strano, visto dei blog post che viene continuamente ripetuto, le funzionalità però non sono garantite che vengano rilasciate. Cioè, l'ho visto scritto 4 volte in un blog post, ho detto ok, va bene, basta che dite, vi facciamo vedere delle cose, poi può anche essere che se non funzionano come dovrebbero, non saranno nel prodotto, magari ce ne sono altre, cioè a me sembra del tutto normale, cioè si segue il normale, come dire, avanzamento delle novità, dello sviluppo di un tool. Questa cosa che devo ribadire che non è mai una garanzia, cioè più che altro una volta va bene, più di una volta mi viene anche il dubbio che oddio, cioè o qualcuno non capisce oppure hanno delle paure, dei timori, secondo me dovrebbero essere molto più tranquilli. Quello che ho visto, insomma, secondo me, soprattutto sul tema IDPI, che è quello più delicato, cioè è stato fatto un bel lavoro. Poi vabbè, non se ne può parlare in realtà, quindi non devo neanche dire nulla, quindi mi dissocio da me stesso a questo punto. Ok, quindi torniamo all'argomento, quindi questa sera magari vediamo un po' di più nel dettaglio, però era giusto per fare qualche news, qualche carrellata di cose che, a parte che non sento un telegiornale da giorni questa settimana e quindi guardo solo roba di sviluppo, forse è meglio perché altrimenti mi esplode il... Quindi veniamo un po' alla ciccia della serata, quindi ho già il Delphi, caro Delphi, aperto, quindi vado a cambiare la mia squadratura e abbiamo... No, non stiamo facendo un pomodoro, a tutte le volte mi scordo di... Ma stiamo... creiamo overlay
per le live streaming. E poi il punto esclamativo, perché è una cosa che va esclamata, le live streaming. Ah, magari questa cosa potrebbe essere utile anche a chi non sapeva che gli overlay si fanno così, ma comunque su YouTube ci sono fior fiori di volonterosi che fanno filmati molto chiari, molto qui seguo anche su Twitch, ad esempio Ciraulo, che tra Andrea Ciraulo, spero di non sbagliare il nome, più che altro il cognome me lo ricordo, che fa filmati molto interessanti anche su su altri software proprio a 360 gradi. E quindi così faccio un po' di endorsement delle cose curiose che seguo su sia qui che su YouTube. Quindi abbiamo il nostro Delphi, l'altra volta abbiamo aperto l'applicazione e dovrei avere ancora tra l'altro il software configurato per fare in modo che l'overlay compaia, cioè la finestra venga catturata e l'overlay compaia anche a video, cioè quindi in real time, come si dice sul video. L'altra volta ci eravamo un po' fermati perché c'era il multiview. Ok, adesso sta. Queste applicazioni mi sono molto rallentate, trovo, perché siccome stiamo lavorando con FireMonkey, usiamo la scheda grafica è anche usata da OBS che fa streaming e quindi la sta sfruttando e mi rallenta le applicazioni FireMonkey, incredibile. Quindi di solito avevamo visto l'uso del multiview, che è un controllo che è stato inserito in FireMonkey per creare dei menu, dei pannelli che si espandono e che secondo me fa anche sul desktop fa la sua figura molto porca, secondo me è carino, molto usabile. Quindi lanciando l'applicazione vediamo se ancora funziona, perché ok, c'era il mio logo. E cliccando cioè il controllo è molto semplice, perché ad esempio per fare una navigazione lo si può usare come una toolbar, c'è un'impostazione che dice quanto è largo quando è chiuso e quanto si allarga nel momento in cui noi lo apriamo. Se mettiamo dei pulsanti con un'icona e la scritta, quando lui si chiude nasconde la scritta e quindi non occupa posto, però appena noi clicchiamo il cosiddetto master button, che è una delle cose da impostare, lui si espande e così riusciamo a vedere anche nel dettaglio la nostra voce di menu, cioè la home. Uno degli effetti, uno degli overlay che ho già implementato, al momento è l'unico, non ne ho fatti tanti però, e questo esci che chiude l'applicazione. Quindi alla fine abbiamo due pagine, uno per configurare un overlay e l'altro per la home page. Quindi se clicco di nuovo qui lui si chiude, poi vado a notare l'effetto interessante comunque di oscurata, cioè quando viene sopra, ed è molto semplice da usare, cioè un drag and drop e voi avete il pannello dove mettere i pulsanti. All'esterno mettete un pulsante e lo linkate a questo controllo dicendo che è il master button, quindi quando pigiate quello che è il master button che sta fuori dal pannello, lui lo espande, se lo ricliccate lo chiudete. Un'altra cosa da impostare su questo controllo di navigazione è il pannello client, ovvero molto spesso quando cliccate questo si apre, va ad oscurare, oppure in certe modalità va anche a spingere, cioè lo riduce di dimensioni, un pannello che è quello con l'interfaccia dell'applicazione. E la seconda proprietà da impostare, quindi tre proprietà, come deve lavorare, quindi drawer, navigation pane, a diverse modalità che cambiano un po' la grafica. In un caso sta sempre aperto, è più adatto a un menu. In un altro caso può essere usato ad esempio per ospitare dei feed di ricerca, cioè tu clicchi, apri, fai la tua ricerca e poi quando vai a navigare magari su una griglia lui si chiude in automatico. Quindi va impostato in modalità come la vogliamo vedere lavorare, va linkato al master button, cioè il pulsante che va monitorato in modo che quando clicchiamo lui si apre e si chiude come in questo caso, e un altro è il riferimento al controllo che contiene la nostra applicazione in modo che venga oscurato, cioè lui sappia su quale controllo deve agire per fare l'effetto grafico. Ed è anche il controllo che viene monitorato, cioè se noi facciamo click senza dover per forza fare click sul pannello, lui si chiude
è come se avessimo premuto il master button, quindi se usiamo delle iconcine carine l'effetto è interessante. Qui ho fatto una pagina col logo. Quindi qual è la magia di questa applicazione? Come abbiamo visto l'altra volta, è che qui ho messo uno switch che fa parte dei controlli di FireMonkey disegnato, che si utilizza molto su molte piattaforme. Quando questo è abilitato compare la schermatina verde. Quindi il trucco qual è? Dire al vostro software di streaming, aggiungere una fonte e dirgli cosa vuoi catturare, lo schermo intero, vuoi catturare un browser, vuoi catturare una finestra. Gli dite di catturare una finestra, scegliete questa finestra verde e quindi tutto ciò che quello che vi troverete sul software ovviamente è questa finestra verde in sovraimpressione. Il trucco qual è? È quello di andare a mettere degli elementi su questa finestra e configurare, e questo si può fare praticamente in qualsiasi software di streaming, il cosiddetto chroma key, cioè quel colore che è poi questo verdastro, una sorta di filtro che faccia sì che tutto ciò che è di questo colore verde non venga visualizzato. Infatti, se io non ricordo male, ma adesso controllo, dovrei, io in realtà la sto già catturando e la sto già mandando in streaming questa finestra. Non si nota e non si nota niente. Perché? Perché dentro non c'è nulla e il verde viene tutto oscurato. Quindi cosa avevo fatto? Avevo provato a implementare l'effetto dei lower thirds, come si chiama, quindi ho fatto questa applicazioncina a pagine dove ho prima riga e seconda riga. Ad esempio qui ci scrivo il mio nome e cognome e poi ci scrivo nella seconda riga, metto Ermeio developer de Delphi in perfetto romanesco. Quindi vado praticamente a prendere uno di quei widget che ho fatto e lo vado a mostrare dentro questa finestra verde. Quindi qui sotto appunto mostra e nascondi, mostra fa apparire il widget, nascondi lo nasconde. Quando faccio mostra, voi lo vedete qui nella finestra verde perché la sto catturando, ma la vedete anche qui sotto, quello che appare in basso a sinistra che scorre, lo vediamo perché di fatto è quello che io sto catturando. Quindi io sto catturando lo schermo e vedete quello verde, ma ciò che viene catturato da qui io l'ho posizionato qua in basso a sinistra e viene mostrato lì. Quindi nel momento in cui io gli dico nascondi e poi mostra, lì appare il riquadro con i titoli e voi lo vedete apparire qua alla sinistra. Quindi questo vuol dire che qualsiasi applicazione, noi qui abbiamo ovviamente, io ho usato Delphi, ma anche con altri linguaggi, se avete una Delphi e FireMonkey, perché? Perché mi interessa a questo punto la grafica, mi interessa fare qualcosa di ricercato, di particolare, che non è ovviamente il caso di questo widget che è un riquadro e fa abbastanza schifo, ma possiamo lavorarci. Quindi mettiamo qualsiasi cosa riusciamo a buttare su questo schermo verde e noi lo vediamo, tutto ciò che è verde viene filtrato. Quindi potremmo metterci una marionetta, potremmo metterci ad esempio un timer in sovrimpressione. Alcune cose le fa già il software di streaming e quindi siamo fortunati, non c'è da, come dire, da pensare a nulla, però come dire, questo è un software che facciamo noi e quindi tutto ciò a cui possiamo ambire da mettere qui sopra lo possiamo andare a configurare. Partita una musica particolarmente che mi sta rimbombando nelle orecchie. E quindi il trucchetto è questo e il valore aggiunto è il fatto che il software non lo troviamo in giro, ma ce lo scriviamo proprio noi. E quindi questo è un po' l'effettino, diciamo, se ci fossi io adesso, questa è la magia. Se io cambio magari ad esempio la videata, perché qui si vede lo schermo, e quindi se vado nella home page ad esempio e vi faccio rivedere l'effetto, vabbè, c'è lo sponsor che sta sopra e quindi, però da lì vi dà l'idea ovviamente dell'effetto non vedendo quello verde. Quindi
si capisce, diciamo, qual è l'effetto. Ovviamente quando si vede il trucco, se il trucco c'è e si vede non è bello, se non si vede ovviamente è meglio. Quindi come andare avanti da qui, vediamo che codice è stato scritto per fare questa applicazione. Ah, sono milioni e milioni di righe di codice, proprio. No, in realtà sono veramente poche, quindi nascondo il widget. Se clicco qui, nascondo la finestra, quindi diciamo che questo widget viene messo nella perché ho messo il mostra nascondi, perché se io cambio pagina e vado ad abilitare diversi widget, l'idea è che fossero tutti contemporaneamente visibili. Adesso questo è fatto un po' a tempo e quindi noi potremmo anche configurare il tempo, potremmo configurare quello che vogliamo. Adesso vediamo un po' l'architettura dell'applicazione e da lì possiamo magari vedere un attimo come espanderlo, o se fare un altro widget magari della mia testa che rimbalza, o che ne so. Ho visto certi canali, ho visto il canale dove c'è un docente che sviluppa dei limoni che cadono, e quelli probabilmente l'avrà fatto col web, non lo so che cosa ha usato, però qualunque cosa noi riusciamo a buttare sullo schermo verde lo vediamo, e a questo punto l'unico limite è la fantasia. Quindi questa applicazione, quando si chiude ogni tanto, esordisce con degli erroracci assoluti. Penso di magari di essermi dimenticato qualcosa, però in generale quando non fa le bizze. Gli ho messo anche il, no, gliel'ho commentato, report memory leaks, ok. Come è stata fatta questa applicazione? Quindi semplicemente usando in realtà dei componenti che fanno già parte di Delphi, più un componente di terze parti che per me dovrebbe essere incorporato in questo caso in Delphi, che è il frame stand di Andrea Magni, che è un barcadero MVP, quindi Delphi MVP, che ha sviluppato questo componentino che dà una grossa mano soprattutto in ambito mobile a realizzare quell'effetto di cambio frame, ovvero quando lancio l'applicazione, questa è l'applicazione, clicco sul menu, passo a questa pagina, questi passaggi vengono fatti tramite il componente, che al momento tra l'altro non è neanche debitamente configurato, perché è in grado di fare questo passaggio facendo anche delle animazioni e degli effetti speciali, e quindi non è imprescindibile, però soprattutto se si usano delle animazioni questo componente dà una grossa mano, e poi capiamo il perché appena vediamo un attimo la struttura del programma. Quindi questo programma è stato fatto un po' a pagina, noi clicchiamo sul menu, quando clicchiamo sul menu andiamo a caricare quella che è una nostra videata. Quindi il concetto di videata è stato praticamente qui. Abbiamo due form, uno è quello col chroma, cioè col colore verde, e uno è il main form, il resto sono tutti frame. Per chi non li conosce, i frame in Delphi sono come delle finestre che possono essere progettate, contengono un'interfaccia, ma quell'interfaccia è fatta per poter essere, come dire, riutilizzata in diversi frangenti. Quindi è un po' come una finestra, ma in realtà tutto ciò che ci mettiamo sopra non va a finire, lo possiamo replicare in altre finestre, lo possiamo istanziare, e diventa come un widget, solo viene progettato alla stregua di una finestra. Quindi abbiamo tutti i vantaggi del drag and drop, e anche e soprattutto molto della visual form inheritance, cioè di quella funzionalità di Delphi che permette di creare una finestra di base e da quelle ereditare diverse piccole altre finestre. Difatti frame immagino corrisponde al dialog del 2032. Per chi lavora in .NET il frame è un po' lo user control, quindi è un po' come dire, io magari ho delle finestre dove ho un pezzo di un'interfaccia che devo replicare, quindi invece che una finestra ho una superficie. Ma adesso poi lo vediamo, perché le dialog, in realtà poi le dialog di Win32 non le conosco particolarmente, so le common dialog, quindi non so bene a cosa si fa riferimento. Comunque adesso lo vediamo nella pratica, ovvero quindi vediamo un po' qui il progetto.
Abbiamo quindi il main, la form main, quella che stiamo vedendo, e qui c'è il suo codice. C'è la form che fa da croma, che è molto semplice perché è una finestra, come dire, tratto con pochi bordi, ridimensionabile, e sotto c'è un c'è veramente poco codice. Adesso magari è piccolo, lo ingrandiamo. Cioè questa finestra non fa nulla, ho fatto una funzione che di fatto recupera, come dire, crea una questa finestra se non esiste, e da quel momento, una volta che l'ha creata, ti restituisce sempre la stessa finestra. Quindi ho fatto una sorta di singleton, in modo che, per questo perché? Perché quando abilitiamo quello switch, la finestra viene creata e visualizzata, dopodiché viene nascosta e dimostrata, ma è sempre la stessa, in modo che se dentro ci mettiamo degli elementi ci rimangano, e quindi dalla prima volta che la usiamo viene creata e a quel punto rimane configurata, rimane delle sue dimensioni, e quindi il codice è praticamente zero ed è tutto, è una finestra che poi ha solo un fill solid con il verde, che è quello che viene catturato. Quindi anche se andiamo a vedere il DFM non è che ci troviamo dentro chissà che cosa. Quindi c'è una form caption chroma window a una certa dimensione, riempimento solid, quindi a tinta unita, e poi un bel verdino di quello che piace a OBS in questo caso, e che lo rileva subito come un simile green screen, quindi a tutti gli effetti un green screen. Queste sono le uniche form. Abbiamo detto che tutti gli altri sono frame, ovvero cosa vuol dire? Ad esempio, se noi prendiamo l'home page, ci mette tanto a caricare, perché secondo me gli ho caricato questa immagine che è pesantissima, anche se la si vede ridimensionata. Quindi quella che vediamo non è una finestra, ma è un pezzo, un riquadro che contiene un'interfaccia. In questo caso c'è un'immagine con un logo e niente di più, però vabbè, è home page, quindi se devo mostrare altre cose le andrò a mettere qui, che viene praticamente creata al volo e piazzata al centro della finestra principale quando io clicco sul tasto home. Quindi è come una finestra, ma va a finire dentro un'altra finestra, dentro altri controlli che possono essere pannelli o un tab, può essere qualsiasi cosa. Quindi questa è una classe che definisce, qui ovviamente non c'è logica, o meglio una logica c'è, che è un campo con l'immagine, col logo, è un metodo che serve, di cui è stato fatto l'override, perché questo è una delle pagine possibili, ma c'è anche un frame che rappresenta il concetto, come dire, base della pagina, ovvero dà una struttura alle varie pagine, e quindi le varie pagine ereditano da... Infatti qui vediamo che questa è l'home view frame. Quindi le view per me qui sono le viste che vengono create nell'area centrale dell'applicazione. Quindi questa è un home view frame, vuol dire che è il frame che rappresenta la vista per l'home page dell'applicazione, quella che vediamo alla partenza, che è eredita da view base frame, cioè un altro frame vuoto che fa da contenitore di base e che ha le cose che sono in comune a tutte le pagine. Quindi se lo vado a richiamare, ad esempio una certa dimensione, una certa... In realtà nel view base frame ci sono un sacco di cosine. Quindi per intenderci, qui siamo nella home. La home non è molto significativa, l'unica cosa che la home fa è, come dire, restituire un titolo, poco altro. Il titolo è quindi una costante. Quindi nel momento il titolo serve perché l'applicazione lo fa vedere in alto in una label, e potenzialmente potremmo farlo vedere anche nel titolo dell'applicazione sulla barra di Windows, e quindi potremmo metterlo anche lì, ma l'home page non fa nient'altro. Prendiamo invece l'home page, quindi abbiamo la view della home e la view thirds, che è l'unico widget che ho implementato. Quindi se io lo vado ad aprire, quello che vedo è quella maschera che vedevamo prima, dove andavo a mettere in prima riga e seconda riga i testi che volevo vedere, e qui sotto ci sono i tasti mostra e nascondi.
questi tasti mostra e nascondi fanno visualizzare o meno il widget nella croma, nella finestra croma. Però tutte queste pagine che io ho sono come dire votate, chiamiamolo così, a configurare uno di questi widget e andarlo a visualizzare. Quindi a prescindere dalla pagina che io vado a creare, da queste view, ogni view, anche l'home page, ma in realtà ho nascosto il pannello, quindi non si vede per quello, ogni view cos'è? È una pagina che viene creata nell'area centrale dell'applicazione e contiene dei controlli, in questo caso ci sono due text box, ma potrei aggiungere tante altre cose, tipo uno slider per il tempo che rimane, in cui l'animazione rimane visibile, e ci sono delle azioni mostra e nascondi che cosa fanno? Si fanno dire da questa vista qual è il widget da mostrare e lo vanno a mettere nel chroma key, e con nascondi lo vanno a eliminare. E se noi diamo un'occhiata al codice di questa vista, vediamo che cosa fa? Restituisce il titolo, qui c'è una costante con scritto lower thirds che viene restituita quando viene chiesto il titolo per metterlo dentro un'etichetta per farlo vedere, e poi c'è la domanda getWidgetClass, cioè uno dei metodi che vengono implementati qui è un metodo che dice all'applicazione qual è il widget, cioè qual è quel pezzo di interfaccia che noi andiamo a mettere sullo schema verde, che è gestito da questa vista. Quindi quando io sul menu vado a scegliere questa opzione e carico questa vista, viene caricata questa pagina con la configurazione, e la pagina dichiara all'applicazione qual è il widget che configura. Questo perché ad esempio qui vediamo la restituzione del titolo per la visualizzazione, il tipo che corrisponde al widget, e poi c'è questo initialize widget, che è un metodo che cosa fa? Che prende il nostro widget, che deve essere di un tipo specifico, quindi lo va a castare, e praticamente chiama dei metodi per prendere i parametri che noi abbiamo definito in questa vista e li va a praticamente impostare sul widget. Cioè qui noi cosa abbiamo? Abbiamo un testo che sta sopra e un testo che sta sotto, prima riga e seconda riga. Quindi questo initialize widget è un metodo che prende il widget di questa pagina, prende il contenuto delle caselle di testo e chiama dei metodi per trasferire questi valori dall'altra parte, quindi finiscono praticamente sulle label che vengono animate, che scorrono dentro quel riquadro che vedevamo prima. E poi c'è questo run che dice run, cioè perché ho messo un run? Perché c'è anche un'animazione, cioè non è solo ti imposto il widget e te lo visualizzo, ma nel momento in cui tu me lo fai inizializzare do anche un run, perché c'è una cosa, un'azione che perdura nel tempo e che quindi deve, come dire, deve essere gestita. Questo è un po' il concetto. Quindi non è che ogni vista, come dire, va a creare una classe del widget, o questo è già incorporato nell'applicazione, all'applicazione interessa solo sapere qual è il widget che deve essere creato. Quindi qui di fatto andiamo a fare questo tipo di operazione qui. Andiamo a dire qual è la label da visualizzare e dire che il widget che l'applicazione deve creare è di questo tipo. Il widget cos'è? È quella cosa che rappresenta l'elemento che invece andiamo a mettere nell'interfaccia del nostro Chroma Key. Quindi le viste al momento di questa applicazione sono due, la home che eredita, voi qui non vedete, non si vede il pannello, la toolbar, perché io l'ho messo nascosto, ma altrimenti comparirebbe, e qui ci sono le azioni della vista, ovvero show widget e hide widget. Quindi questa vista, che è l'home page, potrebbe a sua volta configurare un widget e farlo vedere nella finestra verde, ma non lo fa perché di fatto è semplicemente un segnaposto, quindi è inerte, e quindi semplicemente i metodi che dicono qual è il widget da creare non sono stati come dire implementati, quindi restituiscono un valore nullo, cioè l'applicazione capisce che questa pagina non configura niente, quindi non mi compare il mostra e nascondi, non mi compare nulla. Perché? Perché questo mostra e nascondi che vediamo qua, ad esempio nella pagina
configura le label che vedevamo prima con nome, cognome e quella porcata che ho scritto sotto. Questo mostra e nascondi non sono implementati in questa vista che configura un widget specifico, ma sono implementati in una classe che rappresenta una vista generica che configura un generico widget. Quindi quella è la classe che è stata fatta, da cui si eredita andando ad aggiungere i controlli per configurare il widget e l'indicazione di qual è il widget che poi riceverà quelle informazioni e che va mostrato nella pagina verde. Quindi sembra di fare un po' uno scioglilingua, ma forse è più facile da capire. Quindi io sono partito da dove? Nel fare la vista di base, cioè ho creato praticamente una interfaccia che va nella pagina principale dell'applicazione, che fa tutte queste belle cosine, ovvero potenzialmente restituisce un titolo che è descrittivo e di default è inizializzato a una stringa vuota. Poi c'è un metodo che dice che questa che è la vista di base, quindi è una vista astratta, questa è una classe astratta a tutti gli effetti. Questo getWidgetClass dice: dimmi la classe del frame che contiene l'interfaccia che è il tuo widget. Quindi vuol dire, qui noi andiamo a restituire la classe che rappresenta il pezzo di interfaccia che va mostrato nello schermo verde. In questo caso, restituendo nil, vuol dire che io informo l'applicazione che non gestisco nessun widget, quindi non mi compaiono le azioni mostra nascondi, non compare niente di niente. Se invece io gli dico che gestisco un widget di un certo tipo, è l'applicazione che lo va a creare e lo va a mettere nello schermo verde. La cosa che posso fare è customizzare la sua inizializzazione, ma il resto viene fatto in maniera uniforme, uguale per tutte le pagine. Cioè, le pagine di questa applicazione non sono schermate stupide, sono schermate che configurano un widget. Quindi ogni schermata dice come si chiama, che descrizione ha e qual è il widget che configura. Una volta che dichiara il widget, l'applicazione lo va a creare e la schermata lo va a configurare. Qui ad esempio c'è un'azione, qui abbiamo usato le azioni, cioè quella cosa che in Delphi consente di inserire in una lista una serie di comandi che sono disponibili in questo caso all'interno di tutte le viste. Cioè, cosa vuol dire? Che questo che vediamo è una vista generica di configurazione di un widget, cioè rappresenta un'interfaccia vuota che può contenere degli elementi che vanno a configurare un certo widget per mostrarlo all'interno della finestra verde. Quindi qui dentro cosa c'è? C'è lo spazio per mettere i controlli, ma non c'è nulla perché questa cosa io l'andrò a mettere nei discendenti. E poi magari poi vediamo come riusciamo a sviluppare qualcosa. Ci sono queste view action, cioè delle azioni che sono disponibili nella vista. Intanto ci sono due pulsanti mostra e nascondi che consentono di mostrare e nascondere il widget. Quale? Un widget particolare che è quello che la vista, ereditando da questa, va a dire che è il widget che stiamo gestendo. Le view action non sono tantissime, sono due, sono show e hide, che vanno a mostrare e a nascondere il widget di turno. Quindi, implementato a questo livello, vuol dire che ognuna delle nostre viste, cosa farà? Andrà a dire qual è il widget da creare. C'è un'azione che nel momento in cui il widget verrà creato, questa vista memorizzerà un riferimento a quel widget. Quindi questo widget instance vuol dire tu mi restituisci la classe del widget da creare, che deve ereditare da twidget, ovviamente dalla classe base. Quindi anche lì c'è una gerarchia per i widget. E questo sta dicendo che se io lo voglio nascondere, allora se il widget è già nil, esco. Se invece non è nil, faccio la free e praticamente lo distruggo. Quindi lo vado a eliminare. Cioè l'hide vuol dire prendo il widget dalla chroma key, dalla chroma window e lo vado a eliminare. Quindi lo elimino e quindi scompare. Di fatto non mi limito a nasconderlo e basta, ma potrei anche farlo perché in questo caso io andrei a gestire, come dire, dei widget che permangono e sono visibili tutti assieme all'interno della finestra verde. Se invece io vado a fare lo show, cosa succede? Che
intanto questa vista, e quindi tutte le viste, questa è la classe base di tutte le viste che configurano dei widget, vuol dire che quello che avviene qui vale per tutti. Cosa dice? Va a vedere se il widget è diverso da nil, vuol dire che non ho bisogno di mostrarlo perché l'ho già inizializzato e visualizzato. Cioè questo show è un crea e visualizza, quindi se c'è vuol dire che è già visibile o comunque ha già fatto il suo lavoro. Quindi diverso da nil, esco perché non ho bisogno di visualizzarlo, al massimo prima dovrà essere nascosto e poi rivisualizzato se voglio rifare l'operazione. Se invece non è visibile, chiamo il metodo getWidgetClass che è definito proprio qui sopra. Cioè chiamo il metodo che mi dice qual è il tipo del widget da creare. Quindi a ogni tipo corrisponderà un gadget, un widget diverso. Qui restituisce nil, ma il metodo ovviamente è dichiarato come virtuale, cioè le classi base possono rendarlo, le classi che ereditano da questa possono andare a ridefinirlo per dire guarda che io configuro il widget X, io configuro la third, label, l'etichetta, le due etichette sovrapposte, oppure qualsiasi voglia altro tipo di widget. Se non gli dico qual è il tipo, come nel caso della home page, non succede niente, ovvero qui vediamo che se il tipo, la classe del widget è nil, usciamo. Cioè ho guardato se c'era un widget, non c'è, ti chiedo qual è il tipo di widget da creare, il widget non me lo dici, cioè mi dai nil, oppure non l'hai definito, esco perché non so che widget creare. Se invece ho ricevuto una classe, cosa faccio? Vado a creare il widget, cioè questa è la classe, è segnaposto che mi dice qual è nello specifico il widget da creare, io lo vado a creare e poi chiamo questo metodo che fa l'inizializzazione. Quindi vado a creare un oggetto che è proprio il mio widget visuale da andare a vedere, da andare a mettere nella finestra del Chroma. Questo initialize widget fa un po' di operazioni per poterlo rendere visibile, andare a mettere nella finestra e quindi renderlo visibile nella Chroma window, se questa ovviamente è visibile. Dovesse accadere qualsiasi problema, qualsiasi eccezione, qui c'è il blocco except che gestisce gli errori, ovvero cosa va a fare? In caso di errore elimina il nostro widget. Noi l'abbiamo creato, se non riusciamo a inizializzarlo perché c'è un problema, c'è un errore, lo andiamo a distruggere e poi facciamo raise, cioè l'errore non lo gestiamo, noi lo lasciamo solo passare. Abbiamo creato un oggetto e c'è un errore, non dobbiamo lasciarlo lì perché abbiamo un memory leak. Quindi nel caso tutto vada a buon fine, non dobbiamo distruggerlo perché mi interessa che stia nella finestra. Nel caso io non riesco a inizializzarlo e magari non sono riuscito a buttarlo sulla finestra, lo vado a distruggere perché altrimenti rischio che magari mi rimanga qualcosa di non deallocato e quindi c'è un memory leak. Questo vuol dire che il nostro widget per comparire deve essere creato, ok, ma anche inizializzato dall'inizio alla fine. Se questo initialize tira su un problema, lo nascondiamo e segnaliamo l'errore e facciamo a questo punto come nulla fosse successo, perché la widget instance, cioè l'istanza del mio widget, torna nil e l'errore passa, viene segnalato e torniamo appunto al punto di partenza. Però se non altro non mi lascio un widget che magari non è visibile perché non sono riuscito a inizializzarlo completamente e non riesco, e quindi non riesco magari poi andarlo a deallocare come si deve. Questo initialize widget cosa fa? C'è un'implementazione di base, ma è virtuale. Perché? Perché quando questo metodo viene invocato fa quelle operazioni che sono comuni a tutti i widget. Cioè, cosa vuol dire? Noi qui in questa riga l'abbiamo creato, siamo andati a crearlo e abbiamo messo come owner self, cioè la vista. Cioè vuol dire che quando noi cambiamo pagina la nostra applicazione, passiamo un'altra pagina, quel widget viene automaticamente eliminato. Quindi se la creazione va a buon fine, cosa facciamo? Chiamiamo questo metodo che, partendo ovviamente dalla visione di tutte le proprietà che sono comuni a tutti i widget, semplicemente cosa va a fare? Gli va a dare come parent la nostra Chroma Form, quindi questo serve di fatto a visualizzare nella finestra Chroma. Mette position XY a 0, cioè comunque gli dà una posizione, e per default lo allinea al client, cioè
quel pezzo di interfaccia che, no, che è il nostro widget che noi stiamo buttando nella, nella Chroma Window sul verde, si allarga per tenere ovviamente tutto lo spazio disponibile. Ovviamente noi, se non ci sta bene, possiamo cambiare questa cosa, questo metodo viene invocato, però è virtuale. Cioè, cosa vuol dire? Che se noi non facciamo nulla, abbiamo fatto la nostra mascherina con dentro qualcosa, ce la ritroviamo sullo schermo verde in alto a sinistra, allineata, che tiene tutto, tutto lo schermo verde, quindi che occupa tutta la finestra, in questo caso verde. Quindi se un'immagine ad esempio verrà strecciata, se vogliamo che abbia qualcosa di diverso, dobbiamo andare a ridefinire questo metodo. Quindi virtuale vuol dire che possiamo fare l'override, lo possiamo scavalcare, e nel metodo virtuale, nella ridefinizione di questo metodo, chiamiamo quello ereditato, che va a mettere l'oggetto nel Chroma Form e fa tutte le operazioni che sappiamo sono necessarie, e poi ci aggiungiamo quello che è diverso da widget a widget. Quindi ogni vista potrà personalizzare il get title per dare una descrizione diversa di sé rispetto a una stringa vuota, che ovviamente non è molto significativa. Potrà fare l'override di questo metodo per dire qual è il tipo di widget da creare. La logica non dovrà essere copiata, quella di creazione del widget, perché sta tutta qui, quindi è fatta e implementata una volta sola. Initialize fa le operazioni di base, ma di nuovo anche questo è virtuale, perché se ho un widget e voglio fare delle cose in più, le devo poter fare. Quindi questo inizializza le caratteristiche che servono per vederlo. Nel nostro caso, ad esempio, nell'esempio che stavamo guardando noi, della view che fa le label scorrevoli, che vediamo col nome e cognome, riga sopra, riga sotto, abbiamo ridefinito questo metodo initialize widget con l'impostazione del testo e la chiamata a quel metodo run che serve per fare partire l'animazione e non serve nient'altro. Quindi questa è la vista di base, questa è la vista che è ereditata, quindi prende tutte le azioni che mostrano e nascondono il widget, i relativi pulsanti, quindi tutte le viste compariranno uguali con questi due pulsanti sotto e le stesse funzionalità. Ma qui andiamo, quindi qui cosa andiamo a definire? Di nuovo riguardiamo il titolo da visualizzare, qual è la classe del widget che adesso andiamo poi a vedere nel dettaglio, cioè la classe di quel frame, cioè di quel pezzo di interfaccia che rappresenta quella cosa che io voglio andare a vedere nel Chroma Key. E poi c'è Initialize Widget, che cosa fa? Chiama il metodo ereditato, quindi quell'implementazione di base che mette il nostro widget nella finestra Chroma, lo mette a 00 e poi lo allarga per tenere tutto lo spazio disponibile. Qui semplicemente cosa facciamo? Ci accontentiamo di quell'implementazione che chiamiamo qui. E qui abbiamo come tipo di dato il widget base, quindi la classe base da cui ereditano tutti i widget. Siccome noi sappiamo che il nostro widget è un widget di un tipo specifico, perché gli abbiamo detto qui qual è la classe da creare, quindi non creiamo una classe astratta che è tipo di base, creiamo il third widget frame. Quindi sapendo che è un third widget frame, sappiamo anche che questo frame ha i metodi setup per text, che è un metodo che è passato una stringa e noi qui gli passiamo il contenuto delle nostre caselle di testo, ossia upper e lower, che noi, quello che noi andiamo a scrivere qui, lo passiamo come parametro, in modo che qui set upper text e set lower text vadano a prendere praticamente questi testi e li vadano a mettere nella label. E dopodiché facciamo run. Run cosa fa? Fa partire l'animazione. Quindi io quando faccio mostra, la classe base di questa che noi abbiamo ereditato va a vedere se c'è il widget. Se non c'è, mi chiede la classe da creare, io gli dico qual è il widget. La classe viene creata, inizializzata con le informazioni di base, cioè viene chiamato questo metodo dove noi chiamiamo l'implementazione di base e anche tutte le personalizzazioni, perché sappiamo che è un widget di un certo tipo e quindi qui ci basiamo sul fatto che lo conosciamo bene e anzi lo dobbiamo configurare, ma non andiamo a ripetere qui di nuovo tutto il codice che serve per crearlo, per nasconderlo, per inizializzare le proprietà comuni. Questa roba è tutta fatta dalla classe base. Andiamo a vedere a questo punto il widget. Il widget come è fatto? Anche per lui c'è una classe base che è il widget base frame,
e questo third widget frame è ovviamente eredita. Quindi il vediamo prima magari il widget. Qui nel progetto quindi abbiamo la base per tutte, abbiamo un data module dove ci sono delle immagini, quindi delle icone che sono le icone del menu. Quindi se io lo vado a visualizzare, dentro c'è un image list che contiene di fatto le icone che sono quelle, se non ricordo male, del menu principale. Esatto, sono proprio quelle lì, niente di più niente di meno. Quindi andiamo a mostrare quell'icone. Dopodiché c'è la classe, il frame di base per le viste, ovvero quel frame che abbiamo visto prima e che contiene l'implementazione della qual è il widget da creare, qual è la tua descrizione da mostrare. Quindi praticamente è la classe base da cui derivano tutte le videate che noi vediamo nella parte principale dell'applicazione. Poi c'è il base widget, cioè la classe base per tutti i widget. C'è la form chroma, la form main, poi c'è la vista della home page, che è quella che vediamo quando apriamo il programma, e la vista thirds, che è quella che configura uno dei widget, al momento l'unico che abbiamo, che è questo widget thirds. Quindi se lo vado ad aprire, dentro cosa vediamo? Vediamo esattamente, solo ed esclusivamente, quel pezzo di interfaccia che noi vediamo comparire quando facciamo... ingaggiamo questo widget. Quando facciamo mostra, il codice della vista di base cosa fa? Va a chiedere qual è il widget da creare. Noi nella vista gli istituiamo questa classe, quindi viene creata questa interfaccia, questo pezzo di interfaccia, che non è altro poi che un rettangolo. Il rettangolo viene comodo perché le label possono stare dentro un colore pieno che ha un bordo ben definito e tutto il resto è verde. Se non avessi questo rettangolo e magari avessi delle sfumature sul testo, cosa succede? C'è un difetto nel chroma key, che ovviamente se lo sfondo è verde e la label è un po' sfumata, ci sono vicino al testo delle, come dire, dei colori che tendono al verde ma non sono il verde trasparente, quindi vedrei, come dire, un po' di fuga. Fa sempre bene. Viva la fuga, come si dice. Quindi qui dentro abbiamo upper label e lower label, cioè abbiamo il nostro widget con un riquadro, le due label, e dentro la slide animation, che è l'animazione che si vede quando è l'animazione che serve, come dire, per far entrare questo riquadro pian pianino e poi per farlo uscire sempre pian pianino. L'animazione che è associata, cioè è fratella, sì, fratella, ciao. Ok, non è venerdì oggi, no, peccato. È allo stesso livello delle label, perché come le label sono figlie del rettangolo, ovvero in FireMonkey io posso comporre le interfacce come voglio, a piacimento. E questo vuol dire che sono nel rettangolo, perché se il rettangolo si muove e va avanti e indietro, le label seguono di conseguenza perché sono al suo interno. Cioè le label hanno una posizione fissa, ma essendo all'interno del rettangolo, ovviamente il rettangolo, dove va il rettangolo, loro vanno. E quindi l'animazione fa parte del rettangolo perché va a animare qualcosa specificatamente sul rettangolo. Se andiamo a vedere come sono impostate le proprietà, magari provo, ok, così mi faccio dare una mano da un toolettino. Che queste sono le proprietà delle animazioni, dell'animazione. Ok, che animazione è? È una float animation, così vediamo anche un po' di FireMonkey. Le animazioni sono tutti dei componenti, quindi generalmente vengono messi come figli di quegli elementi grafici che sono da animare. Quindi la slide animation qui è stata messa, come dire, all'interno del rettangolo, non delle label ovviamente, perché non devo animare le label ma devo animare il rettangolo che contiene le label. E come funziona? Float animation vuol dire che è un'animazione che genera dei valori float, cioè l'animazione non è altro che qualcosa che cambia nel tempo. Float animation è un'animazione che genera dei numeri float, ad esempio start value meno 500, stop value 0. Cioè cosa vuol dire? Che l'animazione
questo componente genera dei valori float che vanno da meno 500 a 0 nel corso del tempo. Quanto tempo? Duration, qui c'è scritto 1, in un secondo. Se la duration, che sono secondi, è 1, vuol dire che lui in un secondo genera dei valori a virgola mobile che vanno da meno 500 a 0. Questi valori dove vengono, vengono inseriti? In position.x. Questa è la proprietà del rettangolo, è la posizione x non di un controllo a caso ma del rettangolo. Perché del rettangolo? Perché l'animation è stata messa come figlia del rettangolo e quindi qui dentro vedrò tutte le proprietà del rettangolo. Se devo animare altre cose devo creare un'altra animazione. Quindi vuol dire che i valori che vengono generati verranno impostati sulla property position x del rettangolo. Quindi vuol dire che quando l'animazione parte va a mettere il rettangolo a meno 500. Un valore negativo vuol dire che il rettangolo quando è a 0, come adesso, è tutto visibile. Se io lo metto a meno 1, meno 2, meno 100, meno 500, lo sto facendo praticamente sparire a sinistra. Quindi il valore iniziale perché è negativo? Perché io lo voglio portare a sinistra fuori dallo schermo in modo che arrivando gradualmente a 0, quando sarà 0 sarà completamente visibile, cioè si troverà sulla parte sinistra del mio form. Quindi mettendo valori positivi si sposta a destra, mettendo valori negativi va a sinistra e a un certo punto esce dalla videata. Partire da meno 500 vuol dire che sono sicuro che sia all'esterno, quindi che non sia visibile. Quando arriva a 0 è completamente visibile. Un'altra cosa che poi si può configurare è l'interpolazione, ad esempio linear vuol dire che la curva è lineare, cioè è una linea retta, cioè vuol dire che nel corso del tempo i valori che vengono generati vanno gradualmente dal valore iniziale di meno 500 a 0 senza, cioè in maniera lineare. Cioè qual è la differenza? Che se scelgo ci sono delle funzioni dove ad esempio i valori crescono più in fretta all'inizio e poi rallentano, oppure partono piano e poi accelerano alla fine. L'effetto che vedo è che magari vedo, usando quelle funzioni, il rettangolo che entra veloce poi magari frena prima di arrivare nella sua posizione finale, oppure parte pianino e a un certo punto verso la fine fa lo scatto come il portellone del Ducato, no? Cioè che parte e paf. Quindi cioè avete tante funzioni tra cui scegliere per determinare come deve variare questi valori, oppure qui poi ci sono delle funzioni tipo dei rimbalzi, cioè che magari va da meno 500 a 0 con due rimbalzi e vedete il rettangolo che entra e esce e fa magari un effetto elastico. Cioè ci sono delle funzioni per andare a creare delle animazioni di qualsiasi tipo. Quindi l'animazione è un componente che vi consente di definire tutto. Quale proprietà va a cambiare? Da dove parte? Quanto tempo mette? Qual è il valore da raggiungere? Se quando è arrivato in fondo, qui c'è il loop, se mettete la spunta sul loop, quando è arrivato in fondo torna indietro, quindi la fa la rovescio. O meglio, no, scusate, quando è arrivato in fondo ripete, e ripete l'animazione in maniera ciclica. Quindi noi vedremo praticamente il rettangolo che entra, appena il rettangolo arriva in fondo, riparte e torna a rientrare. Se però noi mettiamo l'auto reverse, che non è quella del mangianastri, che è un'altra proprietà che c'è qui, cosa succede? Che auto reverse vuol dire che quando è arrivato in fondo va a ritroso. Se poi mettiamo il loop vuol dire che questo rettangolo compare, cioè fa lo slide, entra dentro, poi dopo esce, entra dentro ed esce, insomma fa un po' l'amore con il sapore, come dire. E il delay dice quanto aspettare prima di eseguire l'animazione, quindi a 0 vuol dire che nel momento in cui noi mettiamo enable da true l'animazione parte subito. Quindi secondo me, come implementate così, le animazioni sono molto, e gli effetti anche, sono molto utilizzabili, perché basta prendere quella che ci interessa e trascinarla sul componente che vogliamo animare, mettiamo le proprietà, poi a runtime diamo enabled e l'animazione fa il suo dovere. Quindi è veramente mi viene a dire gnocco, perché qui si usa anche questo termine gnocco, cioè facile da usare,
e non abbiamo, cioè è più facile che con il CSS a momenti, cioè trascini un componente, lo configuri e gli dici vai. Come si comporta il nostro programma? La label abbiamo visto che entra, come dire, in maniera, cioè entra pianino, sta lì un po' e poi se ne va via il rettangolo. Come ho ottenuto questo effetto? Che sulle animazioni noi abbiamo anche, cosa interessante, abbiamo anche, oltre alle proprietà che abbiamo visto prima, gli eventi. Ad esempio on process, cioè sto facendo l'animazione, è ancora più importante l'on finish, cioè l'animazione lavora e ci dice anche quando è arrivata al punto di fine. Questo cosa consente di fare? In questo caso mi consente di ottenere l'effetto che ho voluto senza dover usare un'altra animazione, ovvero questa slide che cosa fa? Io la vado ad eseguire in due momenti, in un caso diciamo nel verso dritto per far apparire il riquadro e aspettando un po' di tempo a un certo punto la eseguiamo a rovescio per farlo scomparire allo stesso modo. E quindi non abbiamo bisogno di un'altra animazione, usiamo sempre la stessa, però la dobbiamo un attimo, come dire, pilotare. E quindi cosa facciamo? Ad esempio, vediamo come sono implementati i metodi. Noi abbiamo la nostra vista che configura questo widget e dice viene inizializzato e messo nella schermata verde, dopodiché cosa viene fatto? Viene impostato l'upper text, cioè il testo da mostrare sopra. Questo metodo come implementato? Si prende il testo, si prende la label che sta sopra, quindi quella più grande che è la prima riga, ovvero questa qui, questa upper label che leggiamo, e quindi assumerà il testo che io gli vado a dire. Stessa cosa verrà fatta con lower text, cioè io passo il testo e questo viene messo nella label sotto. Avrei potuto andare direttamente sulle label, ma io preferisco creare nei form dei metodi dove io passo un valore e poi lo gestisco come voglio io, perché se voglio cambiare il nome alla label voglio poterlo fare, eccetera eccetera. Quindi di fatto quelle due chiamate che ho nel widget per inizializzare il widget, che è il metodo che viene eseguito quando faccio mostra, cosa fanno? Posizionano il controllo, configurano i testi e poi chiamano questo run. Questo run è un metodo che ho messo solo qui, che serve per far partire l'animazione, cioè quando io ho impostato le etichette e tutto quanto, cosa faccio? Vado con sulla mia slide animation e gli dico delay a 0, cioè non attendere prima di fare l'animazione, inversa false, cioè l'animazione va fatta per il verso giusto, cioè per il dritto diciamo, quindi deve andare da meno 500 a 0, e poi start praticamente come mettere enable da true, cioè inizia a fare l'animazione. Quindi in questo caso cosa succede? Che io vedo istantaneamente partire l'animazione che mi porta il mio riquadro all'interno dell'interfaccia. Quindi vedo comparire il riquadro, però il riquadro poi dovrà anche scomparire. Come è stata fatta questa cosa? Ho intercettato l'evento finish, quindi quando il riquadro è arrivato nella sua posizione si ferma e l'animazione è finita, l'animazione mi viene a chiamare, cioè mi dice guarda che io ho finito il mio lavoro. A quel punto io cosa faccio? Gli dico, tralasciamo un attimo l'if, gli dico ok, aspetta 5 secondi prima di partire con l'animazione, vai alla rovescio, quindi metto inversa true. Quindi se avete un'animazione dovete fare il contrario, non dovete averne due, vi basta giocare sull'inverse e poi gli torna a dire start, cioè la torna a far partire. Quindi cosa succede? Che a quel punto, nel momento in cui il riquadro si è posizionato, io dico attendiamo 5 secondi, la facciamo all'inverso, gli do start, quindi l'animazione parte. Cosa fa? Vede il delay di 5 e si ferma e aspetta. Quando sono passati 5 secondi va alla rovescio e mi porta fuori praticamente il mio riquadro. Quindi il mio riquadro è, come dire, se ne esce. Quando però sarà uscito l'animazione mi tornerà a dire finish. Cioè l'animazione ogni volta che do start parte, quando finisce mi torna a dire finish. Quindi io cosa faccio? Sul finish dico ok, l'animazione era in modalità inversa, cioè stava portando fuori il riquadro, allora non faccio nulla. Quindi l'animazione finisce, quando finisce io dico stiamo andando nel verso invertito, se sì mi fermo, altrimenti giro l'animazione
e la faccio partire e porto fuori il rettangolo. Quindi normalmente l'animazione non è invertita e parte, quando ha finito viene invertita e rilanciata di nuovo dopo 5 secondi, quando ha finito, essendo invertita, non facciamo più niente perché ci fermiamo, altrimenti vediamo questo riquadro che continua a fare avanti e indietro. E questo è un po', cioè questa è tutta la logica codice che è stato scritto. Quindi di fatto ho creato un nuovo frame, ho messo dentro un rettangolo, ci ho messo le due label stilizzando un po' il testo e l'animazione è configurata per ottenere l'effetto. Dopodiché qui ho creato due metodi per portare i testi sulle label, un metodo perché voglio far partire l'animazione e un altro che la inverte per farla uscire, nient'altro, cioè tutto il resto lo fa tutto il framework che gestisce a livello grafico questa roba qui. Quindi nel momento in cui vado a fare show vedo l'effetto che vedevamo prima. Quindi guardandolo in azione, quello che succede è: parte l'applicazione e questa è la view della home, quindi è una view che potrebbe configurare un widget, ma io quando mi chiede che widget posso configurare io gli dico null, e quindi di fatto questo vuol dire che non mi compare neanche, cioè, il pannello con i comandi, mostra e nascondi, perché io non gli ho dato possibilità di configurare nulla, però mi viene comodo, viene mostrata qui e la uso come un page. Quando clicco su questa view, questa invece suggerisce all'applicazione che il widget è quel controllo che abbiamo visto prima e che fa capolino dentro e fuori dalla Chroma Window. Quindi nel momento in cui io qui scrivo il mio nome e qui scrivo bla bla bla, così facciamo prima, e faccio mostra, l'oggetto mi va a chiedere, possiamo anche farlo, non siamo in debug, quindi viene chiesto qual è il widget viene creato, viene inizializzato e messo nella finestra. Questa maschera, sapendo qual è il widget, va a mettere le label nel posto giusto e di fatto e poi che diavolo fa? Fa run per fare l'animazione. Quindi io quando il mio bello Chroma visualizzato e faccio mostra, c'è l'animazione, adesso si è invertita quei 5 secondi, torna indietro, adesso mi dà il finish, ma io non faccio nient'altro e quindi il widget è lì nella finestra Chroma allineato, i controlli, ospita delle forme primitive come rettangolo eccetera, che sono entrati, sono usciti e non hanno fatto nient'altro. Quindi se voglio devo fare nascondi, schiaccio tanto nascondi, cosa fa? Distrugge il widget e con mostra lo va a ricreare e quindi lo vediamo di nuovo rientrare. Volessimo fare un configurare un widget che ci consente di mettere, non lo so, qualcosa che sto pensando, qualcosa che rimbalza, o un facciotto o pure il mio logo, non lo so, qualcosa del genere, come potremmo fare in questa applicazione? Chiudiamo l'applicazione, dobbiamo fare semplicemente due cose: andare a definire il widget partendo da quello di base. Ecco, il widget di base praticamente non ha logica, cioè non è praticamente vuoto. Se andiamo a vedere com'è visualmente, serve proprio solo per avere una classe base che fa da intermediario per crearci dei discendenti e quindi, come dire, andare a creare dei nuovi widget. Quindi la cosa che ci dobbiamo inventare è l'interfaccia per configurarlo e il widget vero e proprio. Quindi non so, vogliamo mettere un punteggio in sovraimpressione, facciamo un nuovo widget e lo chiamiamo score. Quindi al nostro progetto cosa facciamo? Facciamo add new adder, cioè andiamo a creare, qui abbiamo la finestra inheritable item, cioè noi dobbiamo ereditare praticamente dal base widget, abbiamo il widget base frame, cioè dobbiamo creare un nuovo widget partendo da quello di base che al momento non ha delle funzionalità particolari, ma domani potrà avercele. E a questo punto creiamo il nostro widget, cioè creiamo un qualcosa che possa, diciamo, mostrare qualcosa video.
quindi qui c'è inherit, quindi vado a fare il mio, lui ovviamente prende il widget di base e ne crea non una copia ma un qualcosa che è identico perché eredita da quello, e al momento non contiene nulla. Quindi vogliamo mostrare un punteggio, potremmo a livello diciamo sempliciotto, molto sempliciotto, cosa fare? Mettere due label con i vari punti, oppure una label col punteggio, magari al momento, come dire, potremmo, mettiamone due che facciamo prima, facciamo una cosa del genere, guarda, così sto cercando di immaginarmi, mettiamolo lì, una bella label con un bel font che si veda. Quindi andiamo nei text settings, nel font, quindi tutto il default tranne il size, che vorrei metterlo a 48, può essere 64, diciamo che deve essere una cosa che poi si vede bene, quindi auto size a true, ok. E qui ad esempio andiamo a metterci un testo che fa da segnaposto, che può essere il punteggio, ad esempio, come dire, 999, e voilà. E quindi abbiamo fatto la label del punteggio della prima squadra, quindi iniziamo a mettere giù. Allora, intanto dobbiamo salvare questo file, perché così, quindi prendo il nome da quello già esistente, uso lo stesso namespace, CQ overlays, UI, widgets, e questo sarà score. Questo è il nome del file. Come lo chiameremo? Quello che configura la label l'ho chiamato third widget frame, quindi questo diventerà come name, vado, non volevo filtrare ma volevo cercare in maniera incrementale, name, ok, questo sarà quindi score widget frame, è il nome del nostro frame e nome anche della classe. Ci andiamo a vedere il codice. Allora, queste variabili Defi deve piantare di creare, soprattutto per i frame. Cosa c'è? Ereditiamo dal nostro widget di base, che ha delle caratteristiche, al momento solo delle dimensioni particolari. Ci abbiamo messo una label, adesso ci andiamo a mettere anche il resto. Quindi questo è il punteggio della prima squadra. Facciamo che lo allineiamo al centro, oppure mettiamo un pannello, vediamo, mettiamo un layout o qualcosa del genere. Potremmo anche fare in 3D, so che dopo devo mettere la label 3D e su 3D non sono, mettiamo un layout che è meglio così. Layout è una sorta di pannello virtuale dove noi possiamo andare a mettere dentro dei controlli, e questo perché? Perché questi controlli li voglio allineare. Ad esempio voglio mettere questo a left, ok, e poi crearne un'altra label, copia e incolla, quindi di fianco all'altra, però mettere questo magari a right, e poi facciamo un'altra label che finisce qui dentro, che però mettiamo allineata al client, cioè che occupa lo spazio rimanente. Se vado a decidere, allora intanto il punteggio andrebbe allineato al centro, quindi vedo se riesco a farlo già per tutte le label. Text settings, orz align, horizontal, center, così stanno perfettamente centrate. Poi questo al centro non ha il numero ma ha magari un trattino o qualcosa del genere, stile parabolisti, non so come, non saprei come definirlo. Adesso lo facciamo rudimentale per spiegare il concetto, poi possiamo fare tutti gli effetti che vogliamo. Ok, quindi a questo punto magari possiamo cambiare il colore, farlo bianco, farlo ciano, farlo rosso, facciamolo magari rosso così. Questi due li preferirei un po' più, come dire, allora font color mettiamo un bel, ho un brown, questo crimson che è un po' strano, un po' porpora, lo vorrei anche un po' bold, ecco, così si vede un po' meglio.
Poi se ad esempio ci fosse, non so, da scegliere diversi font, qui possiamo cambiare il font, ci sono dei font gratuiti su internet col display LCD fatto in verde, cioè possiamo tranquillamente fare esattamente tutto quello che vogliamo. Allora, quindi in questo caso cosa andiamo a fare? Andiamo a salviamo, quindi iniziamo a battezzare. Li ho messi nel layout perché questo layout vorrei invece fissarlo al centro, cioè voglio che abbia questa dimensione. Quindi, siccome il nostro frame, il nostro widget verrà allineato al client, quindi diventerà grande come tutta la Chroma Window, nel momento in cui noi andiamo a catturarlo, questo contenuto sarà al centro della Chroma Window. Che vuol dire che sarà visualizzato però sempre al centro del punto in cui io sono andato a inserire la Chroma Window nello streaming, escludendo il verde. Comunque facciamo che al momento come dire, accontentiamo di questo. Allora, qui la label che fa da separatore, non gli do un nome perché non mi interessa. Questa la chiamiamo, non so, First Team. First team label oppure team 1 label, e questa è la label 2, è team 2 label oppure score 1, score 2. C'è anche la questione dei nomi, quindi noi possiamo configurare anche i nomi delle squadre, addirittura magari un'immagine possiamo andare a mettere che rappresenta. Intanto partiamo con questo e poi. Quindi noi qui stiamo creando il widget, questo è il layout, lo chiamo score layout perché è il punteggio e quindi magari lo stringiamo un pochino in modo che lui stia sempre, come dire, verso al centro e abbiamo il nostro punteggio. Il nostro widget graficamente finito, dobbiamo, se siamo bravi, andare a mettere dei metodi. Ad esempio, noi lo score lo prendiamo intero, magari, e quindi la cosa che dovremmo andare a fare è, come dire, inizializzarlo magari con dei valori interi. Quindi andiamo a ridefinire il costruttore nel momento in cui noi creiamo il nostro widget owner. Qui andiamo a impostare magari il punteggio sullo 0,0, quindi mettiamo to do 0,0 e così lo metto qui perché metto il to do perché devo ancora fare i metodi. Ovvero i metodi quali sono? Facciamo dei metodi pubblici, va bene anche le proprietà con i set e get accessor, ma generalmente noi li faremo di sulla scrittura, quindi vabbè, è uguale. Cosa facciamo? Facciamo procedure boh, set score, cioè imposta punteggio. Cosa passiamo? Passiamo team 1 oppure score 1 integer a score 2 integer oppure value, possiamo chiamarlo come vogliamo. Questo è più un set scores, imposta i punteggi, cioè punteggio 1 e punteggio 2. Quindi andiamo a implementare questa funzione banalmente facendo che cosa? Abbiamo le nostre label. Forse potevamo chiamarle, ecco, per un'uniformità chiamiamole allora score 1 label e score 2 label. Metti che magari team label lo usiamo per il nome del team, che è un'altra cosa che potremmo configurare. Quindi qui scriviamo score 1 label.text, che è la proprietà che contiene il testo, da intero a stringa di a score 1. Quindi il primo punteggio, score to label.text, stessa cosa, da intero a stringa di a score to. È vero, effettivamente si può scrivere anche così perché sono sempre intere, quindi sync prototypes, ok, me ne ha messi giusti. Noi passiamo i punteggi interi, li convertiamo in stringa e li mettiamo come testo dentro le label. In realtà poi qui preferirei fare un'altra cosa, ovvero, beh, intanto iniziamo così, però ad esempio l'occorrenza potremmo formattare con degli zeri davanti, quindi possiamo fare magari anche
un po' di, come dire, di un po' di finesse, se vogliamo all'occorrenza. Non è questo il caso, ma quindi che andiamo a fare? Quindi qui impostiamo i punteggi, direi basta, cioè noi abbiamo creato un widget di base, gli abbiamo messo le label, un qualcosa, ah no giusto, c'è il to do. Quindi qui il to do cosa faccio? Vado a creare l'oggetto e metto scores, cioè i punteggi da 0 a 0, in modo che quando parte almeno parte da 0. E a questo punto il nostro widget, bruttarello per bruttarello, ma poi possiamo anche mettere degli effetti, magari una drop shadow o qualcosa del genere. Vediamo se riesco a mettere una drop transition effect, no, shadow effect. Ok, qui è finito ad esempio, perfetto, nel layout. Quindi l'effetto si applica al layout. Cosa vuol dire? Che le label che ci sono dentro e il separatore fanno ombra. Se invece avessi messo lo shadow effect solo sotto una label, solo una label ha l'effetto e l'altro rimane, come dire, al naturale, nature. Siccome io l'ho messo sul layout, vuol dire che faccio ombra su tutto il riquadro, ma il riquadro è trasparente, dove c'è l'ombra è solo nei controlli che vengono mostrati, quindi che è esattamente quello che voglio. Quindi magari, ecco, la rendo meno soffice, è un po' più duretta l'ombra, ecco, così fa meno verde, e la rendiamo anche abbastanza opaca in modo che sia un po' netta. In questo modo ce la vediamo bene, direi, dal punto di vista. Quindi distance va bene così, se la vogliamo mettere un po' più lontana, la direzione per dire dove proviene, ok, siamo a posto, va benissimo. È perfetto, guarda, quindi ci sono un sacco di effetti da applicare, cioè qui se filtrate nella palette per effect ce n'è una quantità che neanche in Photoshop ce ne sono così tanti. E alcuni sembrano inutili, tipo un effetto seppio così, ma nell'ambito di giochi o altre cose viene sempre fuori, come dire, l'utilizzo che si può fare di un... Quindi col widget siamo a posto. L'altra cosa che dobbiamo fare è fare una pagina della nostra applicazione che ci consente di mettere dentro i punteggi e di andare a far vedere il widget. Quindi a quel punto cosa facciamo? Di nuovo sul progetto, aggiungi nuovo, altro, andiamo nella pagina elementi ereditabili, troviamo da qualche parte, se lo vedo, il view base frame, quindi il frame della vista di base che noi ereditiamo perché andiamo a fare una vista specifica. Io do l'ok e quando partiamo ci dovremmo già trovare, e ci ritroviamo, i tasti mostra e nascondi, le azioni, quindi qui ovviamente possiamo anche personalizzare, però questa vista è già in grado di creare un widget e configurarlo, non viene creato perché non dà questa informazione, ma praticamente ci basta, come si dice, fill in the gaps, cioè mettere i nostri, riempire gli spazi, ovvero cosa andiamo a fare? Intanto andiamo a salvarlo così. Quindi qui abbiamo le viste, abbiamo la vista home, la vista per i terzi, cioè quelle label che stanno sotto. Il nome rimane uguale, però questa la chiamiamo ovviamente score, cioè la view score configura il widget score. Quindi salviamo e ce l'abbiamo. Questa come l'abbiamo chiamata? Abbiamo detto third view frame, quindi questo diventa, perché il nome va sistemato così non va bene, diventa score view frame. Quindi questa è la vista che configura il widget del punteggio. Che facciamo? Dobbiamo andare a implementare un pochino di metodi, tipo togliamo tutto quello che non serve, questa variabile assolutamente mai dovrebbe essere inserita. Ad esempio facciamo l'override di un po' di metodi. Qui faccio contro spazio, prendo get title e faccio l'override di questo perché non mi interessa la stringa vuota, voglio restituire un testo che descriva cosa fa questa pagina. Ad esempio scores, cioè metto score, fa vedere il punteggio e sono già bello che a posto. Quindi la vado a implementare e qui faccio un result, devo restituire invece che una stringa vuota il testo che voglio vedere
praticamente in alto nella label, che è score, appunto, e questo l'ho già definito. Poi devo dirgli quale widget vada, questa vista gestisce, che deve essere quindi creato. Qui c'è la getWidgetClass, quindi altro metodo, che in questo caso sta sotto protected, sì. Se mi formatti il codice in maniera un po' più umana, oddio, l'ho fatto un po' esagerato. Quindi c'è questo metodo, in questo caso è protected perché non deve essere invocato, viene invocato dalla classe base, ma non è invocato pubblico come questo perché il titolo interessa all'applicazione, mentre questo viene fatto tutto dalla classe base. Cioè ho un metodo di cui fare l'override per andare a dirgli qual è la classe da creare per creare il widget. Quindi io faccio di nuovo Ctrl+Shift+C e lui mi crea il corpo. Quindi se qui vado a restituire come result un valore nil, vuol dire che non gli do nessun riferimento e quindi lui non sa praticamente qual è la classe del widget da creare. Qui c'è un tipo che non capisce, ok, widget class, perché devo andare ad aggiungere nelle unit. Siccome sto importando dei tipi, il widget base e il widget specifico da altre unit, le devo andare a prendere e aggiungere la clausola uses. Quindi cosa faccio? Vado in widget score e il widget base, anzi prima, vabbè, è uguale, e gli dico aggiungimeli alla uses. In realtà uno andrà messo qui sopra sicuramente, perché deve essere, come dire, gestito. Ok, ce l'abbiamo fatta così. Questi li vado a mettere in fondo, che non si sa mai, così fatto un po' d'ordine. Quindi widget class è un qualcosa che è definito qui dentro, devo mettere la uses. Qui vado a fare la uses del mio widget score. Perché? Perché il tipo da restituire è score widget frame. Cioè gli dico, quando tu devi andare a creare il widget, devi andare a creare un'istanza di questo frame, cioè il frame, quella finestrella che vedevamo prima, che contiene l'interfaccia che abbiamo appena creato. Quindi gli ho detto il titolo, gli ho detto qual è l'oggetto da creare e da andare a mostrare, e questo fa tutto la classe base, quindi tutta logica già implementata. L'unica cosa che devo fare è capire se mi sta bene inizializzato come il default, e direi di no, perché il default cosa fa? Prende il widget, lo visualizza, lo allinea, però dentro ci troverò scritto 00, ma io devo andare a impostare i punteggi ad esempio. Quindi dovrò fare l'override di nuovo di un altro metodo, che è initializeWidget, ok, che metto lì, che è una procedura che prende un widget espresso come widget base, cioè con la classe base, ma in realtà io so di essere di un tipo specifico, perché è qui che gli sono andato a dire che questo è il frame da creare. Quindi noi usiamo la classe base per riferirci a un oggetto che in realtà appartiene a una classe discendente. Quindi implementiamo questa roba. L'inherited l'ho aggiunto già lui, quindi io con questo inherited vado a chiamare la versione ereditata di questo metodo, che si occupa di inizializzare il widget, posizionarlo, allinearlo. Poi cosa vado a fare? Qui posso decidere, vado a castare il mio frame, il mio widget di base alla classe che so essere quella effettivamente di appartenenza del mio widget. Cioè il mio widget viene passato come usando la classe base, ma a tutti gli effetti io so che è uno score widget frame. Quindi che vado a fare? Siccome l'ho castato, qui vedo tutti i metodi specifici, ovvero vedo set scores, e qui posso impostare i punteggi, tipo 10 10 10. Adesso io lo scrivo così, ma ovviamente i punteggi li dobbiamo fare inserire con dei controlli di input. Quindi qui metto un to do e gli dico passare i valori dei controlli di input. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il tasto, passiamo al design e mettiamo giù i punteggi, i controlli per i punteggi. Quindi mettiamo una label che dice, non so, punteggio 1, punteggio 2, ma delle cose abbastanza score,
score label, score one label, ok, che come testo avrà score one. Poi faccio un bel copia e incolla che ci piace sempre meno. Qui diventa, vado a cambiare il nome, è la score to label, anche se vabbè tanto non le devo programmare, e sarà lo score to. Quindi sono andato, sto mettendo dentro le label per dire i due punteggi, e i due punteggi come li configuro, così sperimentiamo anche la nuova number box che è stata introdotta nelle ultime versioni, quindi una casella fatta apposta per consentire solo numeri. E ne piazziamo una qui e adesso magari la configuriamo. C'è modo di dirgli solo interi, value type integer, oh perfetto, quindi è già perfetta, fa già il lavoro che deve fare. Vabbè, comunque adesso la gestione e controllo degli errori magari lo posticipiamo un attimo, perché quindi questa sarà la 0, copio e incollo, ne faccio un'altra e qui ci metto, quindi questa la chiamo come name, number box si chiama, la chiamo score to box, e questa è la score one box. Quindi sono le caselle dove io metto dentro i valori. A questo punto li posso passare al nostro metodo setScore. Siccome è l'unico metodo, facciamo che questo codice lo abbreviamo, nel senso che andiamo qui, facciamo setScores. Quindi score1box, c'è la possibilità di leggere come value inc, value type, sempre double, andrebbe arrotondato, comunque c'è il text almeno, ok, prendiamo quello lì così. Quindi da intera stringa, anzi scusate, da stringa a intero, del valore che c'è dentro qui, quindi lscore, magari facciamo un po' di, scriviamo il codice in maniera un po' più ordinata, ovvero prendiamo lo score 1, prendiamo lo score 2 dalla casella di testo, quindi prendiamo il nostro widget, lo castiamo come score widget frame perché sappiamo che appartiene a quel tipo, mettiamo lscore 1, lscore 2, cioè i due valori che abbiamo convertito dalla casella, questa roba la cancelliamo, e abbiamo anche inizializzato il widget a questo punto. Quindi abbiamo fatto la vista e il widget. Come mettere assieme queste cose? Ok, facciamoci magari produrre un'iconcina. Adesso mi carico un'applicazione che è un po' vecchiotta, ma funziona ancora bene, è del 2017. Però contiene delle icone sempre di Syncfusion, che per cui ho scritto un libro, quindi sono in buoni rapporti, ci mette un sacco di tempo, cioè abbiamo delle icone un po' da filtrare, prendiamo ad esempio l'icona, cerchiamo score, magari c'è proprio un'icona col punteggio, quasi, points, c'è qualcosa del genere? Non c'è, però boh, vabbè, o numbers, non so, cerchiamo qualcosa di che abbia un po' un minimo di senso. Questo sembra è un calendario, ma non sembra neanche un calendario. C'è l'abaco, vabbè, i dadi potremmo tenerlo per fare un widget con un dado che ruota, ottima idea, questo mi piace. E quindi non mi ricordo che colore abbiamo scelto per queste icone, adesso vado a vedere, perché ovviamente mi serve anche l'iconcina da andare a, comunque non c'è problema, adesso catturiamo il colore così le facciamo tutte uguali, che non mi ricordo, si possono tinteggiare,
00000066 ha proprio un blu puro, quindi un navy. E sono 48x48. Ok, quindi facciamo che i punteggi sono l'abaco, così. Quindi prendo questa bella icona, la facciamo dimensione 48, togliamo un po' di spazio attorno, quindi ne ha molto di spazio attorno, qui non direi. Qualcosa ce l'ha, non me lo fa vedere. Forse un paio di pixel, voilà, quindi ne mettiamo. Boh. E il colore abbiamo detto che era quindi RGB 00066. Ok, me la esporto in PNG e me la salvo qui. Allora, stai lì che così vado a aggiungere un nuovo bitmap. Lo vado a caricare direttamente qui ci sono ancora i pomodori, quindi il mio abacus. Ok. Quindi lo chiamo Scores. Ovviamente devo andare anche qui ad aggiungere un'altra immagine che contenga gli Scores. Ok. Apply. Ok. Abbiamo anche l'immagine per la nuova pagina, perché adesso sto mettendo giù praticamente il menu. Cioè, una volta che abbiamo la nostra vista, abbiamo il widget, andiamo nella finestra main. E gli diciamo guarda che qui c'è una view listbox. Abbiamo fatto la listbox, ok, quindi faccio un copia e incolla che è venuto un po' maluccio. Aspetta che magari provo a chiudere, è solo una questione di collocazione, no, proprio una questione che fa proprio schifio. Ok, probabilmente va configurato in qualche modo. Insta item bot detail, image index, non vedo dove ha le immagini, images. Ok, perché non me le fai scegliere? Image index 1, 2. Strano che non mi fa scegliere, secondo me ha fatto che cosa stai combinando? Esimia, no, non usiamo. Allora, fammi capire, espandi questo maledetto, no, c'è cioè l'Xbox. Non ho capito come mai, adesso apro l'item editor e andiamo a vedere. Allora, add item, ok, adesso vediamo un po' meglio. Non vorrei averlo inserito inavvertitamente dentro no, mi sembra strano. Ok, gli andiamo a dare la nostra iconcina, che è quella nuova. E dobbiamo cambiare lo stile, perché per gli altri è un listbox item bottom detail. Che ha metto due righe dove ci sono i testi e come dire, il data e il detail anche. Quindi a tal proposito, dov'è che si vanno a impostare, che non mi ricordo, forse possiamo prima fare così, use text. Adesso vado a beccare, spero che non siano in binario gli item, e così faccio un barbatrucco. No, ok, quindi vediamo un attimo le proprietà. C'è un tab order che fa schifo, perché questo va a 0, questo va a 1, questo va a 2 e questo va a 3. Poi vediamo un attimo. Font size qui non, no, no, questo scusa è giusto. Ok, lo metto uguale anche qui. Allora, style settings. Sono messi lì, item data punto detail, testo in riquadro, qui metto tabellone punteggi. Ok,
Poi c'è il text che diventa, c'è l'image index che è giusto, questa roba rimane così, sta il lookup, ok, text diventa punteggi o scorso, quello che è. Ok, a posto, adesso provo a ritirare sul form sperando di non averlo completamente demolito. E dov'è che scelgo la pagina? Nel view list box change, cioè quando qui vado nel list box change trovo l'elemento selezionato. Ah, ho creato un dizionario dove associo a ogni elemento la vista da creare, in questo modo mi basta completarlo. Allora, quindi questo lo chiamiamo come name, c'è l'exit view item, on view item, per view item questo è score view item. Ok, quindi l'elemento l'abbiamo inserito, dobbiamo andarlo a matchare con la nostra vista. Dov'è che è sta roba? Fermati lì. Sarà in create da qualche parte. Ma è qua. Inizializza e view item, quindi c'è un dizionario che praticamente associa ad ogni elemento di quella list box il frame con la vista che praticamente configura il widget. E ok, quindi andiamo a importarci la nostra views score, così abbiamo la visibilità del tipo della vista, e mettiamo view items, view items add, qui c'è score view item e t score view frame, cioè assegniamo all'elemento della lista l'interfaccia da visualizzare, e sotto c'è già un pezzo di codice che quando noi clicchiamo sull'elemento lui lo va a recuperare, controlla che abbiamo selezionato un elemento. Se l'elemento è l'uscita, chiudiamo e interrompiamo la procedura. Non dobbiamo vedere una pagina, ma lo usiamo come comando. Altrimenti lui praticamente da condizionario tenta per l'elemento di recuperare la classe da visualizzare. Se non ci riesce, esce. Altrimenti chiama la showView con la classe della view da far vedere. Quindi quell'interfaccia che finisce al centro dell'applicazione e che configura il widget per la finestra di Chrome. Questo showview cosa fa? Usa le funzionalità del frame stand, una di queste è andare a creare i frame e tenerli monitorati con una sovrastruttura che consente ad esempio di visualizzarli anche con delle animazioni oppure inserite all'interno di una cornice con degli stili specifici. Io al momento queste cose non le ho introdotte, ma le potremmo anche aggiungere. Cioè, quello che viene fatto è dire andiamo a recuperare questo stand, tiene anche traccia di qual è l'ultima videata che abbiamo fatto vedere, quindi qui andiamo a recuperare l'ultima vista che abbiamo. Se c'è effettivamente una vista e la classe di quella vista corrisponde a quella che vogliamo attivare, vuol dire che noi stiamo facendo click sempre sulla stessa opzione, cioè stiamo cercando di visualizzare una cosa che è già visualizzata, e quindi usciamo, non facciamo niente. Altrimenti abbiamo delle informazioni che rimangono memorizzate nel componente per le varie viste, ci accertiamo che tutti i frame che sono visibili vengono nascosti. A quel punto, se la classe che abbiamo passato è uguale a nil, svuotiamo la label, usciamo, ma non sarà mai, perché comunque questa è logica che scriviamo noi. Quindi a quel punto abbiamo una variabile dove mettere l'istanza della nuova vista. Quindi in realtà andiamo a recuperare dalle informazioni del frame stand le informazioni relative a una vista che abbiamo già creato, cioè quando la creiamo anche qui abbiamo una sorta di singleton, andiamo a nasconderle ma non andiamo a ricrearle di nuovo, però potremmo anche distruggerle. Non le andiamo a distruggere perché se mettiamo delle animazioni le distruggiamo troppo presto, cioè ci dobbiamo sincronizzare. Cioè, in poche parole, capito qual è la pagina da visualizzare, se è stata visualizzata in precedenza viene richiamata. Questo è anche un modo per dire, per fare per recuperarla anche con le impostazioni che aveva, cioè in modo che mentre noi ci muoviamo sull'applicazione
se abbiamo scritto qualcosa dovrebbe essere, come dire, conservato, perché viene solo nascosta. Se è nil, vuol dire che non è stata, cioè stiamo cercando le informazioni sulla vista, non le troviamo, vuol dire che deve essere creata. Quindi andiamo a prendere la classe che è il parametro, la creiamo e mettiamo ovviamente come la form come responsabile della distruzione, e andiamo a fare stand use, che vuol dire passiamo questo frame allo stand, quindi al componente che serve per orchestrarli, che ci dà un oggetto con informazioni sul frame. Altrimenti, se abbiamo ottenuto già qualcosa dal frame stand, l'abbiamo già creata, andiamo a estrarre le informazioni di quel frame che abbiamo già trovato e alla fine lo visualizziamo. Quindi in poche parole quello che viene fatto è scegliere una classe da un dizionario che corrisponde alla vista da mostrare. Se ce n'è già una dello stesso tipo non facciamo nulla, perché altrimenti mostreremo la stessa cosa. Altrimenti andiamo a vedere se l'abbiamo già visualizzata in precedenza, quindi nascondiamo tutte le altre eventualmente visibili. Se l'abbiamo già mostrata, recuperiamo le informazioni e la facciamo vedere. Se non l'abbiamo mostrata, la creiamo e mettiamo le informazioni dentro il componente e la facciamo vedere sempre allo stesso modo. Poi, una volta che ce l'abbiamo, sappiamo che c'è il metodo getTitle, andiamo a recuperare il titolo e lo mostriamo nella title label che sta nella parte in alto dell'applicazione. Quindi a questo punto abbiamo creato il widget, abbiamo creato la vista che dice qual è il widget e lo va a configurare passando i punteggi, abbiamo messo un'interfaccia per definire i punteggi che ci devono andare a finire dentro, abbiamo detto all'applicazione che c'è un nuovo comando per i punteggi associati, punteggi alla vista. A questo punto non dobbiamo fare altro, perché il resto è già tutto implementato e si basa su queste informazioni. Quindi facendo run, idealmente io mi aspetto che il nostro applicativo parta, mi aspetto di trovare una nuova voce di menu che è questa qui, punteggi, con tabellone punteggi. Quindi se clicco andrò a richiamare la vista e quindi mi aspetto di trovare qui, quando chiudiamo il menu, score 1 e score 2. Quindi ci ha creato la vista che gestisce il widget. Abbiamo dato anche le informazioni del widget a tutti gli effetti, quindi il widget ancora non è stato creato, ma questa vista, quando facciamo mostra, va a dirgli qual è il widget da creare. Quindi io abilito la mia schermatina verde, la metto qui di fianco, qui metto un punteggio, adesso mi invento un 3 a 2, faccio mostra, lo vediamo qui nella schermata verde esattamente al centro. Ma lo vediamo, dovremmo, in realtà non riesco a verificarlo, ma la dovremmo trovare anche live, perché la schermata viene catturata, è messo in basso a sinistra e quindi dovreste vedere comparire un 3-2 da qualche parte. Quindi adesso non è... E qui non c'è un'animazione, quindi, come dire, l'abbiamo visualizzata, non andiamo a toglierlo, a meno che non facciamo nascondi. A quel punto abbiamo fatto il free. Vedi che siamo passati da 3-2 a 3-3. Cosa possiamo fare? Mettiamo il nuovo punteggio 3-3, facciamo nascondi e mostra, oppure potremmo fare anche un'azione di aggiornamento. Quindi, cioè, adesso questa è una struttura rudimentale, però può essere espansa con, ad esempio, metterne più di uno, fare tutta una serie, come dire, di evoluzioni per sovrapporre più di uno assieme, magari con degli effetti. Siccome è abbastanza netto, non so se live si vede, non dovrebbe fugare il colore, non dovrebbe vedersi anche del verde, però è chiaro che a questo punto, se noi vogliamo, come dire, abbellire con delle animazioni, lo possiamo sempre andare a fare, perché a questo punto facciamo un po' tutto quello che... Ups, ho chiuso troppa roba. Ecco, stavolta si è arrabbiato. Probabilmente non ho fatto tutto come andrebbe fatto. Infatti, secondo me c'è... Sugli owner dovrei controllare, perché mettere l'owner di un controllo impostato a un form quando lo fai vedere su un altro, non lo so, che... Secondo me ho fatto un paio di cose che sono da rivedere come architettura. Vogliamo aggiungere animazioni, a quel punto
possiamo fare un po' tutto quello che vogliamo, cioè magari facciamo che questo parte con un effetto elastico. Ovviamente oltre alle posizioni avete, quindi possiamo mettere una float animation, associarla non al widget, ma se lo associamo al layout, ovviamente si applica a tutto il layout e quindi a tutte le label, ma potremmo ad esempio farne ampliare una, cambiare i colori, farne una, vabbè, una rossa, una blu. Io qui le ho fatte uguali perché ho voluto accelerare per far vedere in live, come dire, come viene fuori il risultato. Però possiamo dargli, abbiamo una quantità di colori, alcuni anche un po' improponibili, però vabbè, può essere, come dire, fammi trovare uno che sia, come dire, un minimo guardabile. Non è questo, vabbè, fa lo stesso, c'è un blu astro. Quindi mettiamo la float animation sotto lo score layout. Cosa potremmo fargli fare? Ad esempio, non so, partire dal valore corrente, perché non voglio impostare un valore iniziale, e poi che può essere, che ne so, fattore di scala, c'è lo scale, no? Sì, c'è lo scale, oh, perfetto. Scale X e scale Y. Impostare due proprietà sarà un po' dura, quindi vediamo. È anche vero che abbiamo anche l'on progress, quindi vabbè, facciamo al momento solo scale Y, così. Duration mettiamola magari un pochino più, mettiamo almeno un secondo, così almeno ce ne accorgiamo. Start from current, quindi come stop value mettiamo 3, come scala andiamo a 3, e poi mettiamo che non la mettiamo in loop, ma mettiamo un auto reverse, cioè che torni, che il valore sia quello corrente, che dovrebbe essere 1, quindi la scala parte da 1, che arrivi a 3, che torni indietro e poi si fermi, una cosa del genere. Chiamiamola zoom animation, che ne so, giusto per fare una prova. Quindi cosa dovremmo fare? Anche qui ovviamente dovremmo fare una procedure run, cioè un qualcosa che possiamo richiamare per fare in modo che andiamo sulla zoom animation e gli diciamo start, in modo da farla partire. Quindi come la funziona questa roba qui? Ovviamente nella nostra view, oltre a impostare gli score, dobbiamo anche fare questo start. Quindi potremmo dire, allora prendiamo il nostro widget e gli assegniamo il valore del parametro che viene passato, però castandolo al nostro score widget frame. Così possiamo scrivere, se non vi piace il width, io intanto lo uso, quindi set score, e mettiamo anche quel run o animate o start animation, quello che volete, che serve per fare partire l'animazione. Quindi se proviamo a testare questo, vediamo cosa ci finisce fuori, che sono anche abbastanza curioso, sarà una cosa inguardabile. Allora, facciamo sempre score 3-2, ok, ci vuole quella finestra verde, facciamo mostra, e qui ha fatto quel bel effetto. Quindi faccio l'effetto di stiro, ma siccome ho messo l'auto reverse, vuol dire che quando arriva alla fine torna normale, e quindi fa questo bel effettino. Poi la fantasia ce ne può suggerire, sicuramente la fantasia di uno che ha più fantasia di me ne può suggerire anche le cose fatte. Possiamo metterci un pallone, possiamo metterci, cioè questa è un'applicazione, il codice lo scriviamo noi, scriviamo esattamente quello che ci pare. Quindi questo poi il vantaggio, cioè qualsiasi cosa possiamo mandare in overlay, cioè o la facciamo con Photoshop, l'alternativa sarebbe riprodurre la finestra di un browser e fare le cose in un browser. Però, come dire, qui siamo sempre un ambiente RAD, drag and drop, cioè io non c'ho voglia di scrivere l'HTML, io
metto un bel riquadro, metto due label, cioè figurati se mi metto a scrivere una cosa in JavaScript per una cosa così, funziona. E quindi ogni widget che ci viene in mente, abbiamo il widget, la sua vista che configura e il passaggio sullo schermo verde per essere visualizzato all'interno della, dell'interfaccia, e basta. Quindi chiaro che ma magari noi possiamo mettere un personaggio, magari qualcosa che dialoga via REST. Una delle live che mi piacerebbe fare è provare a fare sempre con Delphi un bot per Twitch. Twitch usa tra le altre cose il protocollo IRC, che pensare al fatto che usi il protocollo IRC è una cosa che mi fa esplodere la testa, perché è un protocollo per le chat vecchissimo, ma come dire, in questo caso, cioè, ci può tornare comodo. E magari può essere un'applicazione che non visualizza cose che scrivo io, ma magari tramite un API o qualcosa recupera dei valori e li fa vedere nel modo più congeniale, magari li fa scorrere, li mette giù. Sono tutte cose che poi trovate in giro, implementate in applicazioni che qualcuno ha sviluppato per dargli magari agli streamer, in modo da gestirsi tutte queste cose. Però in questo caso, come dire, qui si fa in casa e quindi non si paga l'applicazione, però paghiamo 1000 euro di licenza a Delphi. Però vuoi mettere la soddisfazione, vabbè, adesso a parte le battute, questa roba la fate anche con l'edizione community che potete scaricare partendo da un sito che ha dentro tutte le informazioni possibili e immaginabili su Delphi, che vi metto qui. La community free, FireMonkey c'è, quindi tutte queste cose sono tranquillamente realizzabili, fattibili, e quindi si può divertire in tutti i modi, con qualsiasi tipo di applicazione che volete fare in casa. Quindi poi io qui ho fatto un'architettura anche un pochino complicata, ma se uno ha un'esigenza di far vedere qualcosa, fa una main form, la mette tutta verde, ci mette dentro il personaggio. Cioè, io ho voluto fare un'applicazione dove potenzialmente posso creare tanti widgetini e tante, come dire, cose personalizzate, e se mi viene in mente, diciamo, ma tengo gli altri pian pianino, come dire, integro l'applicazione, magari un domani potrebbe diventare un'applicazione che può essere, come dire, spendibile, la posso distribuire come applicazione buona da friggere, vabbè, no, nel senso di, insomma, è un buon demo. Cioè, l'obiettivo è anche sempre trovare un pretesto per fare le cose in un modo che faccia anche vedere un po' come si può sviluppare, per dire, in Delphi, ereditando delle interfacce, facendo dei pezzi che sono un'interfaccia, creandoli dinamicamente, mostrandoli dinamicamente in un main form, con un bel menu, con un po' di qualche icona, abbellimento grafico. Cioè, non facciamo delle applicazioni del 95, che è un altro dei miti che dobbiamo andare a sfatare, ma facciamo delle applicazioni fresh e comunque visivamente, secondo me, anche carine. Oddio, qua ci sono due caselle di testo, non è che siamo morti, però c'è lo switch, se la facciamo un po' più grande. Abbiamo sempre anche gli stili, quindi se ci piace, invece che vederla con lo stile classico di Windows, tirare giù uno degli stili che ci sono a disposizione su Getit, o se cercate in giro FireMonkey Styles, possiamo farla azzurra, possiamo farla di tutti i colori che vogliamo. Quindi FireMonkey Styles, aspetto che tira via. Tra l'altro, notate che dovreste, siccome lasciate in background l'applicazione, io non vedo più lo schermo verde, ma essendo che l'applicazione è ancora in funzione, la finestra è coperta ma è visibile, e quindi il programma la cattura, quindi probabilmente il punteggio rimane visualizzato finché io ovviamente non vado qui, faccio nascondi e chiudo tutto, e a quel punto ovviamente non si vede più niente. FireMonkey Style Gallery, vediamo un po' cosa propone. Allora, questo direi che lo possiamo chiudere. Chiuditi. E qua trovate praticamente degli stili già di applicazioni. Allora, alcune sono un po' fricchettone, però
come dire, il Site Manager che c'è qui, View Gallery, insomma, può avere anche un'interfaccina anche su Windows di tutto rispetto. Quindi qui si parla di Windows, qua siamo già su un tablet Windows, non so se c'è qualcosa. Vabbè, questo poi viene fatto vedere lì perché giustamente è un tema specifico Windows. Qui ad esempio siamo su iOS, cioè ci sono anche delle interfacce più colorate, più pulite, questa che è bella verdona ad esempio, cioè, insomma, è abbastanza carina, cioè non siamo sempre costretti a tenerci le interfacce più prime che ci vengono in mente, quindi possiamo anche creare qualcosa di un pochino più curato. Quindi per cui non so se la spiegazione dell'applicazione è stata chiara, perché tra base, metodi ereditati, implementazione eccetera, sicuramente si è venuta un po' la balla, è venuta a me che l'ho fatta, quindi figuriamoci, forse anche un po' un filino eccessivamente complicato come architettura per quello che dovrebbe fare, ma insomma, come dire, un po' si sperimenta anche per vedere delle cose possibilmente più nuove, o insomma fare anche un po' di progettazione, vedere cosa succede nell'imbastire delle architetture in un certo modo e cosa ci salta fuori. Alla fine bisogna anche un po' divertirsi, quindi mi manca un po' il developers, quindi adesso lo richiamo. Ops, che è successo qua? Ho visto che si è spento il... No, colpa mia. Quindi torno qua alla mia videata iniziale, giusto per due conclusioni, quindi una live, come dire, molto tecnica, ma giusto vedere un paio di cose, ma niente. Ho chiesto un sito, sono finito. Dove mi hai mandato? Labs, niente. Come sempre non vado mai dove vorrei approdare. Ok, cosa volevo dire? Quindi il link qui l'ho lasciato. Poi ci sono anche un po' di... ci sono i link di YouTube per rivedere i filmati, quindi più o meno se volete fare vedere anche cose un po' vecchie. Quindi anche per l'argomento di stasera l'abbiamo più o meno esaurito, non so chi ha resistito fino a questo punto, ma diciamo che non dovrebbe essere difficile resistere a questo punto, perché qualcuno direbbe sì, può fare, esatto, questa ottima citazione, anche se magari avrei dovuto essere un pochino più veloce, ma abbiamo anche quelle, abbiamo anche... Prepararsi alla velocità luce! No, la velocità luce è troppo lenta! La velocità luce è troppo lenta! Sì, dobbiamo passare direttamente alla velocità smodata! Vabbè, smetto di giocare e anzi vado in... faccio pure il tempo di cooldown, che non posso, come dire... Quindi spero che voi abbiate capito, se avete capito l'avete capito, come direbbe Bud Spencer c'è anche questo, quindi... Per me l'ha capita, io dico di no. Se ti dico che l'ha capita, l'ha capita, hai capito? Perfetto. E allora perché lo stiamo seguendo? Io non sto seguendo lui, sto seguendo te, capito? Questa è perfetta, in realtà si è adatta perfettamente alla situazione, quindi... Cosa mi seguite a fare? No, ok... direi che io non so quanti siamo, ma mi sembra pochini, anche perché è giovedì di mezzanotte, programmazione. Boh, però qua un po' di gente collegata sembra che ci sia, e quindi boh. Allora, stavo guardando se fare o meno un raid a qualcuno di presente, vediamo se c'è qualcuno di amicizie. Qui è tutto bloccato. Qualcuno ci sarebbe, ma c'è anche... scriviamo un'interfaccia, quindi che parla anche di sviluppo. In realtà volevo provare a fare un raid a
Non ho capito se ho capito, ma lo capirò. Beh, dopo per domande poi sapete dove trovarmi, poi se adesso troverò anche il modo di pubblicare un po' i sorgenti di questa roba, perché così almeno qualcuno se le può, come dire. Tra l'altro devo fare una cosa, per già che vedo Giancarlo, no, non lo voglio sospendere, da qua non ci riesco, volevo metterti utente VIP, perché vedo che non compare lo stemma dell'utente VIP. No, volevo fare un, se ci riesco ovviamente come sempre, un ride a un canale che ogni tanto seguo, di un bolognese che prevalentemente gioca e a volte è, come dire, ha anche la presenza di un fantasmino che legge le notizie sui videogiochi e fa tutti i martedì l'oroscopo, ed è una cosa veramente bella da seguire, perché fa abbastanza, fa molto ridere, è molto simpatico. Non fa sviluppo, però sta secondo me giocando a qualcosa, quindi provo a fare questo ride nel frattempo, se ci riesco ovviamente. Vediamo se gestore streaming, tutto un, mi sto perdendo nei programmi. Io quando dopo spengo, termino la live, di solito, come dire, faccio un spengo tutto, chiudo tutto, cioè devo fare un piazza pulita, perché non ci capisco nulla. Ok, ma abbiamo finito Maurizio, quindi direi che ci devi lasciare, ma giustamente grazie per aver resistito, perché sarebbe facile, anche perché arrivati a un certo orario, come dire, ci sta anche. Quindi provo a fare appunto il ride, e quindi vi ringrazio di nuovo e ci vediamo alla prossima live. Adesso magari cambierò un po' la programmazione, vedo se farne qualcuno in più oppure se tenere sempre il giovedì, dipende un po' da quello che riesco a fare. Intanto grazie a tutti quanti e, come dire, buonanotte, vi lascio alla fine, ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti.